Ragazzi, buongiorno a tutti. Io sono Francesco Gianzanti, sono il referente per l'orientamento dell'Università dell'Aquila e vi accolgo in questo pomeriggio di illustrazione dell'offerta formativa del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche. Vi ringrazio per la vostra disponibilità nel seguire la nostra diretta e non rubo tempo prezioso e lascio subito la parola al nostro lettore, il professor Edoardo Alesse, per i saluti di questo pomeriggio di presentazione. Prego, rettore. Grazie Francesco. Cari ragazzi, buon pomeriggio a voi e alle vostre famiglie. Mi chiamo Edoardo Aresse e sono il rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila, una istituzione tra le più importanti del Centro-Sud, con una storia molto prestigiosa nel campo della ingegneria, della medicina, delle scienze matematiche, fisiche, naturali, biologiche, biotecnologiche, economiche, inoltre delle scienze umane e psicologiche, nonché di altre importanti discipline che vi saranno presto illustrate dal referente di Ateneo per l'orientamento, professor Gianzanti, che ringrazio per la sua efficiente azione, e dai delegati dei dipartimenti e dei corsi di studio. Quest'anno, come sapete, a causa dell'emergenza Covid-19, siamo costretti a mettere in campo procedure telematiche per garantire tutte le attività accademiche. Tutto ha funzionato molto bene, riscuotendo l'apprezzamento sia del personale dell'Ateneo che di tutti gli utenti, inclusi gli studenti. Non sappiamo di preciso cosa avverrà a settembre, ma siamo ben attrezzati e siamo pronti a far fronte a qualunque tipo di evenienza possa verificarsi. Io spero che anche voi oggi avrete modo di apprezzare questo importante supporto tecnologico, che grazie a un team molto efficiente di questo Ateneo vi consentirà di stabilire un primo contatto con l'Università dell'Aquila, con la sua ampia ed articolata offerta formativa e con l'importante ruolo di promozione che l'Ateneo svolge nella ricerca, nello sviluppo sostenibile e nella internazionalizzazione. Proprio in questi giorni abbiamo preso atto di essere uno degli Atenei che cresce meglio rispetto alle immatricolazioni. Siamo ai primi posti tra gli Atenei italiani, dopo alcuni importanti Atenei del Nord. E speriamo che questo trend si mantenga anche per il futuro, naturalmente grazie soprattutto alle vostre scelte. Siamo anche risultati la seconda università italiana nel ranking mondiale delle università sostenibili. E questo ci riempie di orgoglio, perché siamo convinti che le università del futuro non potranno non essere in prima linea nella competizione per la sostenibilità, in tutte le sue accezioni. Non voglio dilungarmi molto, sappiate però, ragazzi, che il nostro patrimonio di competenze e di saperi, ma anche di buone pratiche, di vicinanza e di attenzione ai nostri allievi, sarà completamente a vostra disposizione. Nell'attesa di incontrarvi fisicamente all'Aquila, quando sarà possibile, vi saluto con molto affetto, insieme alle vostre famiglie. Vi ringrazio per l'attenzione, certo che presterete la massima attenzione alle presentazioni che seguiranno e che descriveranno i corsi di studio del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche. Un caro saluto e buon lavoro. Caro rettore, grazie per le parole che credo i nostri utenti abbiano profondamente capito il messaggio di questo particolare momento. Adesso vi intrattengo con un piccolo filmato divulgativo del nostro Ateneo e ringrazio il rettore ancora per il tempo dedicato all'iniziativa dell'orientamento di oggi pomeriggio. Adesso vi do qualche informazione in generale sull'Ateneo. Come informazioni diciamo, sui corsi di laurea e sui servizi che il nostro Ateneo offre alla popolazione studentesca. Allora, innanzitutto, il motivo del perché abbiamo cercato di realizzare degli open day comunque, nonostante il problema sanitario contingente, è che abbiamo ritenuto fondamentale di continuare ad essere vicini a voi, maturandi o studenti degli ultimi anni, in questo momento del vostro percorso di studi, nel quale ovviamente vi accingete a fare delle scelte fondamentali nel vostro percorso formativo. Perché dalle scelte che farete nei prossimi mesi dipenderà sicuramente molto del vostro futuro professionale e anche personale. Quindi, il fatto di voler per forza, con costanza e con capabilità, cercare di fare questi open day serve soprattutto affinché voi abbiate tutti gli strumenti utili per poter fare una scelta consapevole del vostro corso di studi futuro. Per quanto riguarda il nostro Ateneo, diciamo che noi siamo suddivisi in sette dipartimenti raggruppati per area di matematica,
Ci sono tre dipartimenti di tipologia ingegneristica, anche se profondamente diversi tra di loro, sia con offerta formativa che come ambiti di ricerca, due dipartimenti di area biomedica, uno di scienze fisiche e chimiche, di cui parleremo tra poco, e uno di scienze umane, quindi con un'inclinazione completamente diversa rispetto agli altri sei visti fino adesso. Quindi da questo punto di vista diciamo che l'offerta è molto variegata e si riassume con questi numeri. Offriamo 68 corsi di laurea, di cui 29 di primo livello o triennale, 35 lauree magistrali di secondo livello e 4 lauree a ciclo unico. Tanto per capirci, le lauree a ciclo unico sono quelle della tipologia medicina, odontoiatria. Inoltre offriamo anche 12 corsi di laurea di tipo internazionale di secondo livello che permettono di conseguire una laurea a doppio titolo, che tradotto vuol dire che una laurea a doppio titolo viene fatta grazie alla collaborazione di due paesi che stipulano un accordo e che permettono di realizzare il corso di laurea parte in una nazione e parte in un'altra. Il vantaggio di questo corso di laurea è che alla fine del processo formativo il titolo di studio vale in tutti e due i paesi che hanno contribuito al percorso di studi. Per quello che riguarda la formazione post laurea, noi offriamo anche 10 dottorati di ricerca e anche 25 master suddivisi in 15 master di primo livello ai quali si accede dopo la laurea triennale e 10 master di secondo livello ai quali invece si accede con la laurea di secondo livello. Per quanto riguarda le lauree del nostro dipartimento, vi dico già da subito che per quello che riguarda il nostro Ateneo ci sono diversi corsi di laurea che richiedono il numero chiuso, quindi sono al numero programmato, e in particolare in questa tabella, nella parte superiore, quella diciamo rosa, sono riportati tutti i corsi di laurea, quindi da medicina, odontoiatria, tutte le lauree sanitarie, le lauree in scienze motorie, psicologia, scienze della formazione primaria, ingegneria edile e architettura, scienze biologiche e biotecnologie che hanno il vero e proprio numero chiuso, e per accedere a queste lauree è necessario superare un test che sarà di varia natura, o ministeriale o locale, o addirittura un test TOLC del CISIA. Per queste lauree siamo in attesa di indicazioni da parte del Ministero degli organi di Ateneo che a breve dovrebbero darci indicazioni sulle modalità di sostenimento di questi test. Per quanto riguarda la parte bassa della tabella, quella in verde, in realtà qui sono riportati i corsi di laurea triennale che hanno un test di orientamento in ingresso obbligatorio. Vuol dire che dovete farlo ed eventualmente potrete incorrere in degli obblighi formativi. In questo caso i test che vengono fatti sono sempre di tipologia CISIA e noi abbiamo attivato anche la procedura TOLC a casa che permetterà a voi studenti di fare i test da casa. Questi sono i corsi di studio diciamo implicati in questa tipologia di test, tra cui ci sono anche il corso di fisica, di informatica, di matematica, di scienze e tecnologie chimiche dei materiali. Quindi questi corsi vi chiedono il TOLC a casa, ma per maggiori informazioni sui test CISIA vi rimando a domani pomeriggio perché ci sarà il professor Fortunato Santucci che vi darà tutte le indicazioni specifiche sui corsi, sui test TOLC. Proseguiamo con la presentazione dell'offerta formativa e dei servizi del nostro Ateneo e vi dico già che il nostro Ateneo vi ho già fatto vedere che ha un'offerta veramente ampia e articolata, ma avete modo di apprezzarla anche nella presentazione dei colleghi successivamente. E inoltre vi dico anche che dal punto di vista della ricerca scientifica abbiamo dei centri di eccellenza come il CETEMS e il DIUS. Il CETEMS è un centro di eccellenza per quanto riguarda la fisica dell'atmosfera e il DIUS è un centro di eccellenza per quanto riguarda le comunicazioni. E di questo, soprattutto del CETEMS, sicuramente oggi ne sentirete parlare da parte dei colleghi. Inoltre c'è una stretta relazione con il Gran Sasso Science Institute, che ovviamente è una scuola superiore universitaria a statuto speciale, che offre un'alta formazione post laurea nell'ambito della fisica, della matematica, dell'informatica e delle scienze sociali. Non dimentichiamo il rapporto intimo e stretto che abbiamo con i laboratori nazionali di fisica del Gran Sasso, che permettono a tantissimi ragazzi e scienziati provenienti da tutto il mondo di fare esperimenti di livello internazionale sulla fisica delle particelle, sull'astrofisica delle particelle e sull'astrofisica nucleare. Quindi i laboratori di Gran Sasso rappresentano sicuramente un unicum nel panorama formativo nazionale. Per quanto riguarda poi la formazione di voi ragazzi, vi anticipo già che abbiamo una quantità di laboratori molto ben organizzati e fruibili dai nostri studenti nei corsi di studio, di tutte quante le discipline. E in particolar modo c'è un polo laboratoriale didattico biologico chimico che ha sede a Coppito, che vede la formazione che prevede appunto di dare una formazione di ottimo livello a tutti quanti i ragazzi iscritti ai nostri corsi sia di tipo biomedico che di tipo chimico. Inoltre ci sono anche esperienze di training on job, quindi ovviamente esercitazioni direttamente sul campo del lavoro,
oltre che corsi professionalizzanti offerti da diverse aziende, e questa è una lista di aziende che accoglie i nostri studenti per fare questi stage formativi. Inoltre, alcune aziende, tra cui appunto la più importante per quello che riguarda diciamo l'informatica, la Microsoft offre diverse occasioni tra contest e corsi di formazione per permettere ai nostri studenti di fare degli stage formativi di altissimo livello. Dove lavorano i nostri laureati? Beh, qui ho riportato un piccolo esempio di tutte le aziende che hanno nel loro organico laureati provenienti dal nostro ateneo. Capite che ci sono aziende di primissimo livello, sia nel campo ingegneristico che nel campo delle comunicazioni, oltre che ovviamente anche aziende del campo biomedico. Inoltre i nostri laureati lavorano nelle università di tutto il mondo e in tantissimi centri di ricerca di eccellenza, sia italiani che europei. Una notazione particolare: se volete sentire dalla loro voce, cioè dalla voce dei nostri laureati, le esperienze di studio nel nostro ateneo, potete consultarli al link riportato in questa diapositiva. Quindi in realtà tutti i link poi li troverete, tra un po' ve lo faccio vedere, nella pagina di orientamento del nostro ateneo, che ha tutte quante le informazioni che possono servire. Inoltre vi dico in particolar modo che noi organizziamo periodicamente dei career day e dei recruiting days che permettono ai nostri studenti di entrare in intimo contatto col mondo del lavoro. Ovvero noi organizziamo delle sedute in cui facciamo incontrare la domanda delle aziende con un'offerta che è appunto rappresentata dai nostri laureati. Quindi già permettiamo di fare i primi colloqui di lavoro prima di abbandonare il nostro ateneo e quindi ovviamente diciamo che teniamo molto anche al futuro occupazionale dei nostri studenti. Inoltre diciamo che le modalità per poterci incontrare sono le più varie e in particolar modo gli Open Day rappresentano un'occasione, diciamo, come dire, di eccellenza per il nostro ateneo, ma quest'anno, per non farci mancare nulla, ne abbiamo organizzati due. Uno in presenza, che doveva tenersi il 12 e il 13 marzo, poi annullato per i motivi appunto di cui abbiamo parlato, motivi sanitari, e poi questo che stiamo realizzando adesso, che è stato tramutato in modalità online. In norma, a fine luglio organizziamo anche un evento che si chiama Porte Aperte, che permette la partecipazione anche delle famiglie all'evento di orientamento. Quest'anno, al momento attuale, non so dirvi se l'evento è già cancellato, cercheremo di portarlo avanti, però vi daremo ovviamente comunicazione per tempo. Inoltre abbiamo attivato una casella di posta elettronica, che è questa, rater@strutture.univac.it, che permetterà agli studenti di fare tutte le domande del caso ed eventualmente di richiedere di essere messo in contatto con un orientatore, che ovviamente prenderà contatto con uno studente e darà le spiegazioni del caso. Inoltre questa è la novità di quest'anno, l'istituzione della pagina dell'orientamento. Tra un po' la vedremo, anzi facciamo una cosa, ci andiamo direttamente. Questa pagina dell'orientamento è una pagina strutturata da poco, ma permette a tutti quanti voi studenti di avere tutte le informazioni necessarie sui corsi di studio, quindi ogni dipartimento avrà sia la guida offerta formativa, che non è nient'altro che diciamo una brochure in PDF che mostra tutti quanti i corsi di studio del corso di studio del dipartimento, e anche dei mini videoclip di presentazione che illustrano anche l'offerta formativa più dettagliatamente. E qui ovviamente avete tutte le informazioni che a voi possono servire per l'orientamento. Ci sono anche il link agli studenti che appunto hanno da poco abbandonato il nostro ateneo, che lavorano in alcune aziende. Proseguendo, vi dico anche che con le scuole diciamo organizziamo spesso degli stage di attività pratiche, come Il mio futuro da ingegnere, per ragazzi che vogliono fare studi appunto di tipo ingegneristico, vi si dà la possibilità di fare uno stage in azienda, e ovviamente questo vi dà la possibilità di entrare in contatto con i nostri laboratori. Inoltre, diciamo che ci sono altre due iniziative, come una settimana del ricercatore, che è organizzata da noi e da Cosmibio, che permette agli studenti che vogliono intraprendere corsi di studio di ambito biomedico di fare delle esperienze di stage nei nostri laboratori. PinCamp invece è un'iniziativa rivolta alle ragazze che vogliono intraprendere studi matematici. Quest'anno si terrà verso fine luglio e quindi sarà un'ottima opportunità per le ragazze che vogliono intraprendere un percorso di studi matematico per poter prendere contatto appunto con i nostri docenti. Di norma, in condizioni normali, è possibile anche prenotare delle visite presso le nostre strutture, i nostri laboratori, in modo da vedere da vicino cosa si fa nel nostro ateneo. Collaboriamo molto intensamente con le scuole, magari alcuni di voi hanno avuto già possibilità di entrare in contatto con noi, o tramite le iniziative denominate appunto PCTO, la famosa ex alternanza scuola-lavoro, sia con lezioni erogate da noi nelle vostre scuole o fruite da voi nel nostro ateneo,
oppure tramite delle attività di laboratorio che sono svolte appunto grazie all'ospitalità che i nostri laboratori mettono a disposizione per gli studenti che vogliono fare questo percorso. Inoltre facciamo anche attività di orientamento e placement in collaborazione con le aziende del territorio e collaboriamo attivamente con le scuole sia nella redazione e diciamo, attuazione di progetti PON, ma ovviamente anche con i due progetti più importanti del nostro Ateneo che sono i PLS e i PON, cioè piani laurea scientifiche e piani di orientamento e tutorato, che permettono di svolgere attività sia teoriche che pratiche con gli studenti delle scuole superiori. La domanda classica che molti studenti magari si fanno è perché dovrei venire a studiare all'Aquila? Beh, io ho elencato alcune risposte. C'è una formazione di eccellenza e ad elevatissima internazionalizzazione. Questo già dovrebbe essere un motivo sufficiente per convincervi. Ma se non basta questo, vi dico anche che il nostro Ateneo ha un ottimo rapporto studenti-docenti, cosa che non è assolutamente pensabile che si realizzi in Atenei molto grandi. Noi con i nostri docenti conosciamo, non dico tutti quanti gli studenti per nome, ma comunque sia, è facile contattarci ed avere appuntamenti e spiegazioni con i nostri docenti. È una università, tra virgolette, passata nel termine a conduzione familiare, quindi da questo punto di vista c'è una facile interazione tra studenti e docenti. Inoltre c'è un fortissimo e strettissimo rapporto con il tessuto produttivo regionale, nazionale e internazionale, che permette agli studenti di fare anche tesi e tirocini direttamente in azienda. Vi dico anche tra le more che ovviamente dal punto di vista della qualità della vita l'Aquila è di molto migliorata e in particolar modo si trovano alloggi a prezzi molto bassi e di qualità ottima. Inoltre l'ultima cosa che voglio darvi come indicazione per convincervi ancora di più se ci fosse ancora necessità è il fatto che noi abbiamo una didattica interattiva e multimediale di qualità. Ci siamo attivati subito, ma anche perché partivamo già abbastanza allenati, nel senso che noi utilizzavamo anche prima della crisi le piattaforme di didattica a distanza, non come le utilizziamo adesso, ma le utilizzavamo già da prima le piattaforme di didattica a distanza. Oggi ovviamente abbiamo ancora di più stressato l'utilizzo di queste piattaforme utilizzando la piattaforma che l'Ateneo ha scelto, che è appunto Microsoft Teams, dalla quale stiamo trasmettendo. E vi dico anche che già dal 16 marzo noi siamo ripartiti immediatamente con le lezioni, quindi i nostri ragazzi hanno perso veramente pochissimi giorni, sono ripartiti immediatamente con la fruizione delle lezioni per non interrompere o rallentare il loro percorso di studi, così come gli studenti che erano in procinto di laurearsi, non è stata preclusa loro la possibilità di laurearsi, ma anche sono laureati tempestivamente e la prima seduta di laurea si è tenuta il 28 marzo di quest'anno. Quello che accennava prima il rettore, appunto il risultato molto molto promettente e diciamo incoraggiante che è l'incremento delle immatricolazioni. Negli ultimi anni noi abbiamo proceduto a incrementi di immatricolazioni veramente significativi. Siamo tra le prime università in Italia ad aver avuto incrementi di immatricolazione. Speriamo che le scelte che da qui a poco farete ci permettano di continuare in questo trend. Inoltre vi dico anche che la nostra università non è vocata solo ed esclusivamente allo studio, ma c'è anche una vita sociale molto fervente nella nostra città. Ne cito una su tutte gli eventi: l'University Science, che sarebbe la nostra notte dei ricercatori, è un evento che ogni anno richiama alla fine di settembre tantissime persone nel centro storico della città. Speriamo quest'anno di poterla realizzare, ma vi dico già che negli ultimi anni ha richiamato decine di migliaia di persone nel centro storico della città. Inoltre la città offre un'offerta culturale di primo livello molto variegata e anche l'università offre anche un centro sportivo, per cui chiunque voglia continuare a praticare le proprie attività ginniche può benissimo farlo, perché ovviamente il centro universitario sportivo è in convenzione e quindi permette di svolgere tutte le attività che voi volete. Passiamo due secondi sul discorso tasse universitarie e lo slogan è più ti impegni meno paghi. Questo è vero, perché in realtà oltre a dividere le tasse, a suddividere in tre fasce di reddito, ovviamente in base all'ISEE familiare, c'è la possibilità di avere particolari riduzioni di tasse, sia in base al voto di diploma, quando ci si immatricola, sia in base al voto di laurea triennale, quando ci si iscrive alle lauree magistrali, e in generale, più crediti formativi si maturano, più si ha la possibilità di accedere a borse di studio o scontistiche sulle tasse da pagare. Ovviamente vengono tenute in conto anche condizioni familiari particolari, ma studenti disabili, ma questo tra un po' lo vedremo. Quindi in definitiva più esami farete, più crediti acquisirete e meno tasse pagherete. Questo è un quadro riassuntivo dei servizi offerti agli studenti, dal servizio di tutorato, pagamento delle tasse. Il tutorato è molto importante perché noi affianchiamo durante il vostro percorso di studi degli studenti senior che permettono di seguirvi e affiancarvi durante appunto il percorso di studi per darvi sostegno nel caso in cui ci sia bisogno.
Inoltre, se ci fossero problemi di natura psicologica, qualche blocco nei confronti di qualche esame, noi abbiamo anche un servizio di ascolto e consultazione con degli psicologi molto attivi che hanno un'attività molto ben, diciamo, riconosciuta da parte dei nostri studenti. Abbiamo redatto anche una carta dei diritti degli studenti, in cui abbiamo messo nero su bianco quali sono i vostri diritti e ci impegniamo ogni giorno a rispettarli. Inoltre abbiamo un servizio di orientamento e di placement molto efficienti. I programmi di mobilità studentesca sono i più vari, dai progetti Erasmus a progetti anche più complicati, e quindi per i progetti Erasmus ovviamente molti dei nostri studenti stanno usufruendo di questo, usufruivano fino a prima della crisi di questo servizio, ma quanto prima torneranno a fare appunto gli studenti Erasmus in giro per il mondo. Ovviamente non cito quello che ho già detto fino adesso, ma una particolare importanza la voglio dare al Centro Linguistico di Ateneo, perché oltre a svolgere la sua funzione istituzionale, permette anche di fornire dei corsi, di erogare dei corsi ai nostri studenti in partenza per Erasmus, in modo da prepararli adeguatamente per affrontare la loro esperienza Erasmus senza il problema della barriera linguistica. Abbiamo anche un centro bibliotecario di Ateneo molto efficiente, e vi dico soltanto come informazione generica che addirittura le biblioteche del Polo Centro sono aperte fino a tarda notte e anche nel fine settimana. Ultimo servizio che voglio mostrarvi è il servizio per la disabilità, perché in questo caso teniamo molto ai nostri studenti che sono stati, che sono in qualche modo affetti da qualche disabilità di qualunque tipo. Innanzitutto partiamo dai benefici economici che vengono comunque sia, di cui si tiene conto soprattutto quando si pagano le tasse. C'è assistenza in aula da parte di tutor specializzati, oltre che viene fornito oltre al servizio di integrazione che viene fornito per l'integrazione appunto all'interno del nostro mondo universitario. Si fornisce un supporto per quello che riguarda il superamento dei test di accesso, e il tutorato è presente durante tutto il percorso di studi, sia durante gli esami ma anche durante la preparazione della tesi di laurea. Vengono forniti anche ausili didattici e tecnologici adeguati, oltre che un servizio di interpretazione in lingua dei segni. Inoltre il materiale didattico viene fornito in formato accessibile a chi ne facesse richiesta, ed è disponibile anche un servizio di trasporto per studenti che abbiano appunto ridotta mobilità. Io concludo dando alcune informazioni generiche, riportando gli indirizzi da consultare. In particolar modo vi consiglio di consultare la pagina web dell'orientamento appena realizzata, e in particolar modo di mandare mail di specifiche di richiesta a questa casella di posta elettronica, in modo tale che se avete particolare bisogno di informazioni specifiche su un corso di studi, vi metteremo in diretto contatto con l'orientatore necessario per le vostre informazioni. Ovviamente vi prego di fare domande in chat nel caso in cui questo il mio intervento abbia richiesto appunto la presenza di qualche domanda, e quindi vi ripeto, io termino la mia presentazione qui e lascio la parola al collega Gianni Profeta, che invece farà da moderatore per la sessione del Dipartimento di SFC. Grazie Francesco, ringrazio anche il Rettore per la presentazione di questa giornata di Open Day. Oggi presenteremo i corsi di laurea in fisica e in chimica che afferiscono al Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche. Io mi presento, sono il professor Gianni Profeta e sono il responsabile dell'orientamento del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimica. E iniziamo questo pomeriggio proprio con la presentazione del primo corso di laurea da parte del professor Vincenzo Rizzi, dal titolo Il corso di laurea in fisica. Prego il professor Rizzi di prendere la parola. Allora, vi parlerò quindi dei corsi di laurea in fisica, per lo più. Fisica è una scienza di base che sta appunto alla base di molti altri corsi di studio o, diciamo, topics che si incontrano nei vari altri corsi di studio. Quindi i fisici li ritroverete, pur se non avete voglia di iscrivervi a fisica, anche se andrete a frequentare facoltà di ingegneria, medicina e quasi tutte, informatica direi, va bene, e anche la matematica. Sicuro ai primi anni ci sarà tutta una parte di fisica che qualificherà il vostro corso di studi. Allora, giusto per darvi qualche idea, ma immagino che quelli più interessati già hanno una loro idea di che cos'è la fisica o che cos'è studiare in fisica, io vi dico velocemente, sto sfruttando anche diapositive preparate dai miei colleghi,
che nel passato la fisica può essere vista come quella branca della scienza dura che ha permesso di fare dei salti tecnologici, quindi una fisica, scienza di base, che ha permesso di fare dei salti tecnologici notevoli. Se uno pensa, che ne so, ai transistor che stanno nel cuore di tutti i dispositivi che utilizziamo, che prima erano oggetti grandi e poi si è riusciti a miniaturizzarli per fare, che ne so, pensate agli smartphone, a qualsiasi altro dispositivo. Poi c'è la tecnologia dei laser, nasce dalla fisica e dalle esigenze dei fisici all'inizio e poi ha avuto degli svolti applicativi notevoli. E così via per molte altre scoperte di fisica o l'idea, quello che si è capito dei meccanismi fisici, per esempio pensiamo ai raggi X, come si possono utilizzare sia per la diagnostica nel campo della medicina, ma anche per un sacco di altre attività. Questa è un po' quella che potrebbe essere definita la fisica come era qualche decennio fa. Quella che invece con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, vedete in basso a sinistra, fanno proprio riportati gli smartphone. Poi casomai vi dico qualcosa in più sugli smartphone e come possono essere pure dei dispositivi che si possono utilizzare nella didattica della fisica, in particolare del laboratorio di fisica che facciamo qui. La fisica che ci ritroviamo tutti i giorni, vabbè, può partire dalla fisica dell'atmosfera, dalla meteorologia, e qua all'Aquila si studia, poi ci stanno tecnologie avanzate come la risonanza magnetica nucleare che tanto fa per capire le diagnosi di particolari malattie e in più la fisica negli ambiti tecnologici, per esempio nei trasporti dei treni ultraveloci che basano le loro performance sulla parte, diciamo, di materiali superconduttivi o materiali particolari in generale. Va bene? Celle fotovoltaiche e così via. Quindi, qua, giusto per darvi un excursus, inclusa la prossima diapositiva, però vi garantisco, rimanete ad ascoltare anche i miei colleghi che seguiranno, che loro andranno nel dettaglio di alcuni aspetti particolari e affascinanti della fisica. Nel futuro prossimo, quello che uno si aspetta è che con nuovi materiali, studio di nuove fonti di energia e capacità di modellizzare i comportamenti delle molecole, si possa andare a fondo, e sviluppare nuove tecnologie in vari ambiti, a partire dal calcolo, utilizzando addirittura le proprietà molecolari o quantistiche della fisica quantistica, alla medicina molecolare molto specifica negli interventi, si potranno fare dei farmaci che hanno un ben definito target, cioè sanno dove andare a colpire basandosi appunto sulla proprietà delle molecole. Allora, io lo devo dire in qualche maniera, che fa un fisico o come si diventa fisico? Un fisico impara, almeno nel corso di base della triennale, ad affrontare i fenomeni naturali nel senso che è capace di formulare delle ipotesi per descriverne poi in maniera formale, quindi con la matematica, quindi diciamo che nel corso di laurea in fisica c'è tanta matematica, per descrivere appunto i fenomeni naturali. Quindi si dice in altra maniera, per essere nel mainstream, che un fisico deve sviluppare delle capacità di problem solving. Comunque, in generale, dovrà essere capace sia di maneggiare facilmente la parte matematica di un modello fisico che rappresenta un fenomeno naturale reale, ma anche di progettare un esperimento, quindi avere padronanza di strumenti e altre tecniche che servono a sondare il funzionamento o addirittura a verificare un modello. E allora andiamo al corso della triennale. Qua c'ho sempre il dubbio di lasciarci la fotografia di Sheldon, che è il personaggio di quel famoso serial che si chiama Big Bang Theory, per una caricatura di fisico. Comunque, se non l'avete visto fino alla fine, io faccio lo spoiler generale, vince il premio Nobel addirittura, però non vi dico in che ambito.
Comunque, il corso di laurea triennale, appunto, di 3 anni, ha questa struttura. Per lo più, la guardate, i vari, vediamo se riesco a indicarvelo con il mouse, i vari argomenti che si affrontano di diversi anni. C'è tanta matematica, e poi si fa nel primo anno la parte di meccanica e termodinamica, nel secondo anno più l'elettromagnetismo, si va verso la fisica moderna, per concludere col terzo anno, che a volte risulta un bel po' corposo, però finalmente si arriva a affrontare la fisica, diciamo, quella che appassiona forse di più, la parte teorica, la fisica della materia, la fisica nucleare. Il corso di laurea triennale, diciamo, come si dice banalmente, a largo spettro, deve formare un fisico di base che poi farà le proprie scelte, specializzandosi, scegliendo eventualmente una laurea magistrale successiva di 2 anni, una specialistica, un master degree, come quello che abbiamo pure qua, di cui vi parlerò velocemente più avanti. Però vi prego di notare quanti sono i laboratori che si affronteranno. Bene, il primo anno c'è il laboratorio di meccanica e termodinamica, ma c'è anche questa introduzione alla fisica, che è posizionato strategicamente al primo semestre del primo anno per evitare che ci sia troppa matematica. Quindi questo è, diciamo che ha una parte di fisica anche pratica, si affrontano delle piccole attività in laboratorio. Quindi laboratorio di meccanica e termodinamica, secondo anno laboratorio di elettromagnetismo, di fisica computazionale, e poi al terzo anno c'è un laboratorio di elettronica. Quindi l'attività di laboratorio è importante e, come vi avevo accennato all'inizio, soprattutto stimolato da questo periodo, io per esempio sono il responsabile del laboratorio di elettromagnetismo, non potendo gli studenti frequentare canonicamente il laboratorio, quindi mettersi lì, preparare circuiti, esperimenti di ottica fisica, per conto loro, ci stiamo arrabattando, io e i miei colleghi, per trovare delle soluzioni alternative. Adesso, soluzione zero è che si sono stati fatti, ma anche in altri ambiti, nel corso di laboratorio di meccanica e termodinamica, per esempio, filmatini, riprese, fotografie, prova di utilizzo di strumentazione online, in maniera che gli studenti potessero telematicamente avere idea di come si estraggono dei dati, proprio le misure sperimentali, va bene, non potendoci mettere le mani, e il surrogato è appunto vedere dei filmati, quindi comunque alla fine elaborare dei dati sperimentali. L'idea che si sta generando adesso, che siamo un po' più dentro questa situazione di emergenza e non si sa che cosa accadrà il prossimo anno, è un'idea, è formare, preparare dei kit che potrebbero essere dati in, come si dice, comodato d'uso al singolo studente, che si può portare a casa, piccola strumentazione, e programmare un'attività sperimentale secondo le prescrizioni e le indicazioni dei docenti. A questo punto io vi dico che, se ci state ascoltando, e sicuramente qualcuno di voi ci sta ascoltando anche tramite lo smartphone, beh, lo smartphone ha talmente tanti sensori e di qualità così buona che potrebbe essere utilizzato come uno strumento che sostituisca l'utilizzo di strumenti veri e propri nei laboratori universitari. Pensate ai sensori che stanno in uno smartphone, come il magnetometro, cioè quello che misura il campo magnetico, e alla fine viene utilizzato solo per fare la bussola. Però ci sono pure gli accelerometri, con cui uno potrebbe fare tanti studi di cinematica e dinamica, e così via. Andiamo avanti. Sulla offerta formativa, diciamo che è un dettaglio questo, su che cosa sono i crediti e sostanzialmente su come vengono pesati i singoli esami, quando ne dovete fare per ottenere il titolo alla fine. Ma voglio far notare che c'è un test di autovalutazione in ingresso, ma ne parlo tra un attimo, velocemente, sperando di non sforare il tempo, ma io credo di aver programmato una ventina di minuti, e che internamente al Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, tutti quanti gli studenti, soprattutto quelli del primo anno, avranno un tutor personale, un docente di riferimento a cui non chiedere la
soluzione di un problema, ma affidarsi per consigli sulla carriera, sulle scelte, sulla come cadenzare lo studio e la frequenza dei corsi. Va bene? Tutti i corsi di solito hanno un docente, un esercitatore, quindi è buono averci questa ricchezza di persone che insegnano. Adesso capite bene che, ritornando ai laboratori, sperando che la situazione migliori, vedremo cosa succederà all'inizio del prossimo anno, sperando che comunque si riprenda al peggio metà e metà, con una frequentazione un po' più allentata delle aule e dei laboratori. Sul test d'ingresso, perché bisogna fare questo test d'ingresso? Ci dedico 3 slide, perché ho avuto richieste da molti di voi che sono interessati a iscriversi ai corsi di laurea in fisica sui dettagli sul test d'ingresso. Fatto bene il professor Gianzanti a ricordare che domani c'è la comunicazione del professor Sanducci che vi darà tutti i dettagli. Io vi dico in particolare perché il corso di laurea in fisica, in particolare quello della triennale, necessita di un test d'ingresso. Perché esistono queste leggi, che sono quel decreto numero 509, il decreto 270, qualcuno delle due è chiamato pure legge Gelmini, che da qualche parte, l'articolo 6,1, dicono che bisogna verificare l'accesso all'università tramite delle verifiche. Va bene? Se la verifica non è positiva, vengono indicati dei OFA, che sono obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare lungo il primo anno. Va bene? Adesso non c'è scritto da nessuna parte che uno che se non supera i test d'ingresso non li fa, non si può iscrivere. Si può iscrivere. È compito dei responsabili del corso di laurea stabilire come verificare anche durante il corso se sono soddisfatti delle conoscenze iniziali. Va bene? Ho pure messo qua che comunque le leggi prima delle leggi Gelmini erano un regio decreto del 1933 e una legge, soprattutto quest'ultima del 69, quelli più anziani che ci stanno ascoltando se posso ricordare perché, in particolare questo dice che all'università si possono iscrivere tutti, senza fare nessun riferimento a test da superare, a parte dei casi particolari. Allora, successivamente, test d'ingresso come si fanno nella situazione attuale? L'avete già sentito nominare, c'è questo test TOLC, test online del CISIA, che è un consorzio che ha questo sito internet, CISIA online, cominciate ad andarlo a vedere, ma casomai aspettate le informazioni che vi daranno domani. E per adesso la situazione, io come l'ho capita io, è che sono previste prove canoniche, cioè in presenza, qualcuno deve andare qui, deve venire qui o in altre università dopo essersi iscritto online, eccetera eccetera, e ne sono previste una il 16 luglio e un'altra il 3-4 settembre. Quelle che sono saltate o rinviate probabilmente si daranno in queste date in una modalità che si chiama TOLC C a casa, cioè online, e le date su cui probabilmente si proietterà anche Univac per fare questi talk saranno il 28 maggio, il 3, 5, 11 e 12 giugno. Però prendete queste date con le pinze, domani il professor domani vi sapranno dire meglio e con più dovizia di particolari le date giuste. Il talk che serve a fisica, ma anche a chimica, è quello chiamato talk S, come ci ha ricordato pure il delegato, il prorettore, prima, e contiene matematica di base, ragionamento logica, diciamo, comprensione del test e scienze di base. Andiamo avanti. Test di ingresso oppure. Poi il test si intende superare, quindi siete abili a iniziare il vostro corso di studi triennale in fisica se superate con 8 su 20 la sezione di matematica, quindi potete prendere l'equivalente di 4 su 10, quindi solo sulla sezione di matematica di base, che è un diciamo target. Ragazzi, devo dire, uno
ci sa mettere la mano alla matematica, al liceo lo supera agevolmente. Ma non è detto al liceo, anche negli istituti tecnici, industriali e così via. Oppure si può prendere un 20 su 50, tenute conto tutte le quattro sezioni che dicevamo, essere matematica di base, ragionamenti, comprensione testa e scienze di base. Va bene? 20 su 50. I test si possono fare da tutte le parti, però saltiamo, andiamo avanti. Quello che accade se uno non supera il test, va bene, che può accadere perché uno se ne scorda, è preso, che ne so, dal fatto che deve studiare per l'esame di Stato, e dichiarare, vabbè, io mi iscrivo, si può immatricolare lo stesso, ma avrà un cosiddetto obbligo formativo aggiuntivo. Questo si assolve, cioè viene superato, se si segue e si supera la verifica un corso integrativo che non viene canonicamente presentato nel corso di laurea. Se andate a vedere il regolamento non c'è, ma si chiama, ci sarà, e si chiama recupero delle conoscenze di base, che sono, direi, se mi ricordo bene, una trentina di ore oppure meno di richiami di matematica che vengono verificate, viene verificata il superamento e la comprensione di questa parte con un test finale che assolve appunto questa mancanza, non aver superato il test oppure non averlo fatto. Quindi è importante questa parte. Fa sempre bene iniziare un corso di laurea riguardando la matematica di base. Caso estremo, se uno non segue nemmeno il corso di recupero delle conoscenze di base perché si iscrive tardi, ha avuto da fare prima, si richiede semplicemente di superare come primo esame, quindi dopo il primo semestre, nella sessione che si fa tra gennaio e febbraio, il corso di introduzione alla fisica, che è un contenitore sia della poca fisica pratica, attività di laboratorio, ma veramente semplice, un minimo di richiami alla manipolazione di dati di fisica, le unità di misura, quindi qualche skill di matematica. Altri dettagli su questa parte li potete trovare nel sito che vedete qui sotto, sfcunivac.it, lo digitate così e trovate altri informazioni. Vado velocemente, allora, su dirvi che dopo la laurea di primo livello esiste la laurea magistrale, va bene, che è quella di secondo livello. Sono 2 anni e noi abbiamo diversi indirizzi che sono fisica dello spazio, interazione sulle terre, fisica dell'atmosfera, meteorologia, idrologia clinica e clima, scusate, fisica delle particelle, interazione fondamentale e cosmologia, e astroparticle physics, diciamo così. E poi c'è la parte di fisica della materia, meccanica quantistica e proprietà della materia. Tutti questi indirizzi hanno la loro parte teorica, strettamente teorica, e sperimentale, strettamente sperimentale, ma sarebbe meglio avere comunque come carriera uno farà entrambe, vedrà entrambe le parti. Allora, sempre velocemente, così mi avvio a concludere perché penso di essere andato un pochino lungo, questa laurea magistrale si fa in inglese. Va bene, ci sono di solito anche degli studenti che vengono da altre realtà e in più abbiamo una convenzione con 2 università straniere, una che è l'Università di Danzica, il Politecnico direi, e un'altra che è l'Università di Tbilisi in Georgia. Va bene, queste sono 2 collaborazioni che sono scritte nel nostro regolamento, per cui esiste la laurea a doppio titolo. Innegabilmente ci stanno tante altre collaborazioni che sono naturali per la laurea magistrale. Salto la parte degli esami e delle specifiche, quindi questo è un documento che se necessario lo troverete dove verrà lasciato, e comunque alla fine vi dirò, se avete qualche curiosità in Berlino mi potete contattare pure direttamente, vi lascio il mio indirizzo email e mi scrivete e poi ci possiamo pure sentire. Cito velocemente un'altra laurea magistrale che sta nel nostro dipartimento, che è fatta insieme all'Università di Roma La Sapienza, che si chiama LMAS, che è una laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology,
Che di novità nel panorama nazionale ha il fatto che è dedicata, come capite dal titolo, alle scienze atmosferiche e fornisce, concluso il percorso, una certificazione riconosciuta internazionalmente di meteorologo, mettiamola così per semplificare le cose, cosa che non esisteva finora in Italia, adesso ci sono. L'avete già intuito dalle presentazioni del nostro magnifico rettore e dalle cose che vi ha detto Francesco Gianzandi, che noi ci sentiamo accoglienti all'Aquila e lo abbiamo dimostrato in varie occasioni, quindi ecco la ragione, una delle ragioni per venire a studiare all'Aquila. A fisica in particolare, io li conosco uno per uno, gli studenti che frequentano adesso sia la laurea triennale e la laurea magistrale, perché siamo pochi. Va bene, ma buoni direi. E indubbiamente questo pochi, ma buoni permette pure che tutti siano stimolati perché siamo in un ambito molto internazionale. L'avete sentito, all'Aquila circolano attorno il Gran Sasso Science Institute, ma c'è anche una sede del CNR SPIN, proprio nel nostro dipartimento, ci fanno il centro di eccellenza CETEM, specializzato proprio in atmospheric science e osservazione dell'atmosfera. La scuola di International School of Space Science che si fa ogni anno, i laboratori nazionali del Gran Sasso e così via. Quindi un ambiente veramente internazionale. Poi ci sono tante mille altre collaborazioni che il singolo docente ha con tante altre università e anche esperimenti sparsi per il mondo. Se vi interessa, potrei perdere altro tempo nel farvi il panorama di dove può andare a lavorare una volta che finisce la sua formazione, un fisico. Direi che quelli della triennale, una volta finita la loro, il percorso triennale, trovano, la maggior parte di loro, uno sbocco nel fare la laurea magistrale. Bene. Non è detto che la debbano fare all'Aquila, noi ci auguriamo che rimanga sempre così, oppure sarebbe più interessante che ci sia un flusso di persone che hanno fatto la laurea magistrale da qualche altra parte, che poi ritornano o tornano all'Aquila per fare la magistrale perché trovano interessanti gli argomenti che vengono affrontati e che i colleghi che mi seguiranno tra poco vi illustreranno cercando di affascinare. Salto pure, queste sono statistiche che si trovano un po' dappertutto su che cosa va a fare un fisico internazionalmente, dove va a lavorare, addirittura ci fanno sbocchi in medicina, nel campo degli affari. Ne conosco qualcuno pure io che è diventato bravo e forse è soddisfatto dal fare previsioni degli andamenti di particolari situazioni in borsa e tante altre specialità. Soprattutto c'è pure l'insegnamento, direi, a tutti i livelli. E chiaramente la ricerca, che rimane, direi, uno delle attrattive maggiori di chi si iscrive. Lasciamo perdere queste statistiche sull'impiego dei laureati in fisica, ci vorrebbe un po' più di tempo, però la nostra università di anno in anno organizza degli incontri in cui, che ne so, la parte di le analisi fatte da questa agenzia che ha una laurea che studia statisticamente dove vanno a finire i laureati di diversi corsi di laurea come lavoro e come soddisfazione del lavoro. Adesso fatevi guidare dalla passione, io vi direi così, nel scegliere il corso di studi che dovete fare, dalla passione, da quello che vi piace. Poi c'è tempo per decidere se dovete concretizzare una specifica carriera lavorativa. Questo è il mio indirizzo email, io di solito rispondo a tutti, se non ho molto tempo fornisco il mio numero di cellulare così ci parliamo e non lo fa prima. Grazie per l'attenzione. Allora, io lascio ancora acceso il microfono, tolgo la condivisione dello schermo e non so se ci sono domande. Guarda, dalla chat ce n'è una di domanda che in realtà praticamente ha già avuto una risposta in diretta da parte tua, perché Nicola ci chiede quali sono gli sbocchi lavorativi del fisico, quindi più o meno hai dato delle indicazioni. Se vuoi dare qualche indicazione in più, magari hai tralasciato nella presentazione,
lo puoi anche Direi che ho poco da aggiungere, ho molto da aggiungere a quello sugli sbocchi lavorativi di un fisico, però ci vorrebbe troppo tempo. Mi rendo conto che sono andato un po' lungo rispetto al tempo che mi toccava e invito la persona che è interessata a questa domanda a contattarmi direttamente, così gli posso dedicare 5 minuti della mia voce per raccontargli qualche dettaglio in più. Allora, guarda, metto il tuo indirizzo mail in chat su YouTube, così il ragazzo ti contatta direttamente, va bene? Benissimo, grazie. Perfetto. Allora, chiudo il microfono e mi accingo ad ascoltare i miei colleghi che ho investito di una responsabilità. Adesso li dovete interessare e appassionare chi ci sta ascoltando e vorrebbe iscriversi ai nostri corsi di studio. Grazie. Prego. Intervengo io allora. Ringraziamo il professor Rizzi. Possiamo passare al secondo intervento, che sarà un intervento da parte del professor Armando Carlone, e ci parlerà del chimico moderno nella società. Un po' di ritorno. Ciao a tutti, è un piacere parlarvi così, sarebbe stato un piacere parlarvi di persona, però ovviamente l'attuale situazione ci comporta che ci vediamo in questo modo. Ora vi condivido la presentazione, se ce la facciamo. Dovrebbe funzionare ora. Allora, perché inizio questa slide? Guarda, volevo parlarvi appunto del ruolo che ha un chimico moderno nella società, cosa fa un chimico come lavoro, ma anche come cosa è la chimica, come passione. Ho iniziato con questa slide perché? Perché questa qui è un evento che abbiamo fatto di divulgazione scientifica, in cui c'era questa persona che utilizza un visore per la realtà virtuale, un visore che è di ultima generazione, è un visore sperimentale. Quindi perché ho usato questa? Perché stiamo appunto utilizzando una modalità diversa per incontrarci, non di persona ma tramite internet, e vogliamo anche vedere al futuro, cerchiamo di immaginarci cosa possiamo fare in futuro, sia come carriera universitaria ma anche dopo come lavoro, cosa può fare un chimico, quindi, per esempio, di questo volevo parlarvi. E quindi iniziamo. Noi, come ho detto, avremmo voluto ospitare in questo modo, in un'aula magna piena di persone interessati voi a conoscere il vostro futuro, a sapere cosa vi può aspettare, a dovervi a scegliere che quale corso di laurea scegliere, ma anche quale università, perché la scelta è non tanto semplice, si inizia sempre con una certa frustrazione, a dire cosa posso scegliere, quale corso di laurea, quale università, dove posso andare. E piano piano si va avanti, si iniziano ad avere delle scelte un po' più limitate, si inizia a saper scegliere, cioè si inizia a scegliere tra queste scelte un po' più a selezionato. Ci sono poi altre scelte che ci sono tutte belle, no? Come un bambino che vede un album di fotografie con la mamma, no? È sta lì che si appassiona. Però quello che credo io è che uno ha tutte queste cose scelte e noi non possiamo guidarvi più di tanto, possiamo dare delle indicazioni, ma poi siete voi che magari vi mettete con un vostro amico, con un vostro parente, con un vostro genitore, e siete lì che dovete selezionare, guardare bene tutto quello che avete davanti per poter scegliere. Quindi credo che questo ruolo che noi abbiamo in questi giorni, questa opportunità che abbiamo di parlarvi in maniera diversa come facciamo di solito, è importante. Volevo iniziare appunto con dirvi cos'è la chimica, ok? E mi ricordo uno dei miei professori, la prima lezione che ho iniziato, mi disse: con 7 note l'uomo è riuscito a comporre tutta la musica che conosciamo. Immaginate cosa possiamo fare noi con la chimica, quante cose possiamo creare con tutti gli elementi della tavola periodica. Perché alla fine, cos'è? La chimica è un gioco, no? Immaginate, siamo dei bambini, possiamo essere dei bambini grandi, in un laboratorio ci divertiamo, facciamo quello che ci pare. E perché ho messo la immagine al centro di quella ragazza col visore virtuale? Perché in realtà la chimica è un gioco, ma giochiamo con qualcosa che non vediamo. Non vediamo, ma poi riusciamo a realizzarlo, e vediamo magari i colori cambiare, vediamo un materiale nuovo, così. Cerchiamo di immaginare come si muovono le molecole, cosa avviene, per poterle fare cambiare e creare qualcosa di nuovo. È quello che noi cerchiamo di fare. E cosa facciamo noi qui all'Aquila come ricerca? Brevemente. E noi, come ho detto, capiamo le molecole, cerchiamo di immaginare le molecole, perché non le vediamo, cerchiamo di immaginare come farle interagire tra di loro, cerchiamo di capire come si può fare a farle interagire. Scopriamo molecole che possono essere usate come farmaci, quindi cerchiamo nuovi modi per farle, nuove molecole,
oppure lavoriamo sui materiali innovativi, materiali che ancora non esistono, cerchiamo di migliorare quelli che esistono, cerchiamo di fare appunto, come ho detto, nuovi farmaci, ma anche magari nuovi cosmetici, nuovi materiali, nuovi tessuti da indossare, che rispondono a stimoli esterni e possiamo farli cambiare. Cerchiamo di spostare ciò che non vediamo, le molecole non le vediamo, come sappiamo, e noi cerchiamo di spostarle. In che modo? Magari sfruttiamo la luce per generare nuove reazioni e quindi andiamo al sole. Utilizziamo la luce del sole, l'energia solare, per fare nuove reazioni. O, in altri modi, costruiamo delle strutture, delle molecole, cosiddette strutture supermolecolari, delle macchine molecolari, che noi non vediamo, ma si comportano a livello microscopico come se fossero delle macchine vere e proprie. Altre cose che facciamo, possiamo magari aiutare le analisi giudiziarie investigative, aiutiamo nell'analisi dei prodotti alimentari, cosmetici, farmaci, cerchiamo di individuare se sono sicuri, la loro origine, cerchiamo appunto di aiutare sia il consumatore ma anche il produttore nell'identificare se quello che stanno usando è veramente quello, se è originale, se è giusto, così, se l'origine è quella certificata. Inoltre possiamo anche utilizzare la chimica senza andare in laboratorio, ma con il computer. Possiamo prevedere e spiegare con il computer quello che avviene, magari dimostriamo quello che avviene nella realtà, con il computer cerchiamo di spiegarlo, oppure simuliamo sistemi chimici più complessi per cercare di prevedere le loro proprietà. Quindi, cos'è? Il chimico ha in qualche modo, alla fine del percorso, ha un certo rigore, ma un rigore particolare, un rigore creativo, perché riesce a essere creativo in quello che fa, ma con un certo rigore. Riesce a manipolare quello che non vede e a creare nuove cose. Alla fine del percorso ha una certa forma mentis che lo aiuta a potersi integrare in qualsiasi ambito e può immaginare come associare entità diverse per creare qualcosa di nuovo. Pensate, non so, alla canzone di André, per esempio. E quindi, una volta uscito dal percorso di studio, a corso di laurea, cosa può fare un chimico nella società moderna? Ci sono le cose più ovvie e quelle meno ovvie, magari, no? Ma in particolare il mondo del lavoro, come ci accoglie noi chimici? Le imprese chimiche investono sui laureati per rinnovarsi e mantenersi al passo con i tempi. Le imprese chimiche, in effetti, investono più sui laureati che sui diplomati. Riconoscono che i laureati sono importanti e a maggior ragione le persone con un dottorato di ricerca. L'86% poi dei laureati in chimica svolge un lavoro pertinente a ciò che ha studiato. Non va a fare altro, fa quello per cui ha studiato. Le aziende chimiche collaborano sei volte, più delle altre aziende con università e centri di ricerca. La chimica in Italia è uno dei pochi settori che punta su ricerca e innovazione. E questo lo fa anche a vantaggio di altri settori manifatturieri. L'industria chimica riconosce, sa che la qualità delle persone è un fattore di successo determinante. L'industria chimica guarda al futuro, perché sa che questo vuol dire scommettere sui giovani. La diretta, citofonate il cane pai. Questo è il mondo del lavoro che ci aspetta. Ma cosa possiamo fare noi come chimici? Un chimico può ovviamente fare un esame universitario, il ricercatore, un consulente, un tecnico specializzato, un docente. Può andare a lavorare in un'industria farmaceutica, può fare chimica fine, cosmetici, polimeri, detergenti, prodotti per l'agricoltura e l'edilizia, prodotti agroalimentari, può andare a lavorare in energie rinnovabili. Oltre a questo, può anche fare libera professione, consulenza giudiziaria, lavorare nella polizia scientifica, specialista in brevetti, che è un mestiere a metà fra un chimico e un avvocato. Può fare ricerca e sviluppo, analisi, sviluppo di processo, o il project management, technology leader, group head, site director. Può gestire la produzione, può essere responsabile di impianto, supervisor della sicurezza e impatti ambientali, può essere coordinatore della sostenibilità. Può essere un gestore del rispetto alle normative. Ma ci sono anche altre cose che un chimico può fare. Può, ad esempio, lavorare in tanti altri ambiti, come inventare nuovi profumi, fare l'enologo, fare il divulgatore scientifico. Qua, ad esempio, riconoscerete Dario Bressanini o Barbascura. Può fare il cuoco o il mixologist molecolare, ovvero creare nuovi piatti, nuovi cocktail con particolari proprietà, quelle di un cuoco molecolare. Ma anche la Nutella ha bisogno di un chimico. Ci sono ambiti che magari non immaginate, ma pure quelli hanno bisogno di un chimico.
Tutto questo per dire che ci sono grandi prospettive, e poi lascerò la parola dopo al professor D'Archivio, che vi spiega bene come il nostro corso di laurea, ma questo è per darvi un attimo la prospettiva di dove possiamo andare noi chimici. E se avete bisogno, noi siamo qui. Io sono Armando Carlone, in calcio, e il professor Marcello Crocelli è l'altro referente per l'orientamento per la chimica. E non esitate a contattarci, questi qui sono i nostri email, noi ci siamo sempre per tutti voi che volete venire a studiare chimica all'Aquila, o anche no, anche solo per chiedere informazioni, ma ci siamo anche per tutti gli studenti ogni giorno. Grazie mille, sono pronto qui per rispondere alle eventuali domande. Allora, diamo qualche secondo alla chat, perché io ho lanciato la richiesta di domande, ma al momento attuale non ne vedo nessuna. Io ovviamente mi candiderei molto volentieri come tester della Nutella, ma oramai penso di essere fuori tempo massimo per l'impiego come neolaureato, quindi oramai per me è passata questa occasione. Ma... Il tester di cosa? Della Nutella con la Ferrero, però credo che sia un problema, oramai penso che sia troppo tardi. No, in realtà sto prendendo tempo per dare il modo ai ragazzi. No, lo so, ma se vuoi facciamo i cocktail molecolari ogni tanto. Non c'è problema, per il corso, quello che riguarda il seminario, sempre disponibile. Non però ci siamo, li facciamo spesso a un bar per il corso. Quindi... Perfetto. No, dalla chat non vedo domande. Sto aspettando, perché in realtà, ci ripeto, sì, siamo sono 30 secondi. A ventina di secondi, però non vedo domande di nessun tipo. Comunque c'erano le nostre email alla fine della presentazione, sì. Quindi possono comunque contattarci in qualunque momento, e noi siamo disponibili via email, via telefono, siamo sempre qui. Insomma. Facciamo una cosa, se per caso dovessero arrivare domande durante la presentazione del professor D'Archivio, facciamo un question time unico alla fine della presentazione, sì, del professor D'Archivio. Va benissimo, certo. Perfetto, allora prendo la parola e ringraziamo il professor Carlone e diamo la parola adesso al professor Angelo D'Archivio, che appunto ci presenterà il corso di laurea in chimica. Prego. Allora, buonasera a tutti. Per favore chiedo ai colleghi di darmi conferma che si vede la mia presentazione. Vedete la slide introduttiva? Sì, è partita, vai. Perfetto, allora, benvenuti, buonasera a tutti. Allora, io cercherò di presentarvi i corsi di studio in chimica. Mi chiamo D'Archivio Angelo, sono un docente di ricercatore di chimica analitica, da qualche mese anche presidente dei corsi di studio in chimica. In questa presentazione cercherò di evitare sovrapposizioni con i colleghi che mi hanno preceduto, con l'amico Armando, il professor Callone, ma anche con Vincenzo Rizzi, che ha anticipato alcune cose che sono, diciamo, comuni ai nostri corsi di studio. Avrei volentieri citato Primo Levi, che ci ricorda come la chimica nasce in luoghi poco, diciamo, raccomandabili, dove gli alchimisti hanno iniziato a manipolare la materia non con l'intento di acquisire conoscenze, ma semplicemente per acquisire ricchezza oppure potere. Tuttavia queste persone, diciamo, particolarmente poco raccomandabili, hanno gettato le basi per quella che è la chimica moderna. Chimica, lo ha già ricordato Armando poco fa, che ha dimostrato quello che era la concezione già, diciamo, postulata in precedenza della struttura atomica e molecolare della materia. Quindi giustamente ci ha ricordato Armando che quello che noi osserviamo in realtà è il riflesso di quello che avviene a livello microscopico, quindi sulla scala atomica e molecolare. Quindi noi, come i colleghi di fisica, quindi siamo interessati allo studio degli atomi, delle molecole e anche della materia macroscopica, ovviamente, ma lo facciamo con un punto di vista, diciamo, diverso da quello dei colleghi di fisica. Il nostro interesse è quello di studiare le trasformazioni che osserviamo nel mondo macroscopico, e queste sono il riflesso di eventi che si verificano su una scala per noi non visibile, la scala degli atomi, ma in particolare delle molecole, dove circa un centinaio di elementi si combinano tra di loro, e le interazioni che si formano si
diciamo, si rompono e se ne formano delle altre, e questo dà origine a tutte le trasformazioni che noi possiamo osservare, compresa la nostra vita e la vita degli esseri viventi che condividono la presenza su questo pianeta. Quindi che cosa fa il chimico? L'ha detto poco fa Armando, apre una finestra simultaneamente per osservare i fenomeni nel mondo che ci circondano, fenomeni che riguardano il mondo inanimato ma anche il mondo degli esseri viventi, e cerca di interpretare questi fenomeni alla luce di quello che avviene sulla scala atomico-molecolare. E questo, diciamo, è una peculiarità del chimico. Vincenzo poco fa ha parlato anche di atomi, di molecole, però diciamo, la peculiarità di studiare le trasformazioni è tipica del chimico, e questa forma mentis, quella di associare il mondo microscopico al mondo macroscopico, mi rendo conto come docente che si genera nei nostri studenti già dai primi anni di studio, quindi sostanzialmente fa parte del bagaglio culturale del chimico, questa doppia finestra, mondo che ci circonda e mondo della scala atomico-molecolare. Quali sono gli strumenti che utilizza il chimico? Normalmente il chimico viene associato a un laboratorio con i suoi recipienti in vetro, con le soluzioni colorate, spesso con i cattivi odori. Questa, diciamo, è una visione reale, ma a volte anche un poco antica in realtà. Noi utilizziamo i laboratori per studiare le trasformazioni della materia, ma in realtà il nostro studio, lo studio della materia e delle sue trasformazioni, si avvale anche di strumenti che sono estremamente sofisticati, che si evolvono continuamente, il cui sviluppo è dovuto anche in grossa parte dallo studio delle ricerche dei colleghi fisici o informatici o ingegneri sostanzialmente. Quindi attraverso questa strumentazione estremamente sofisticata e varia, noi siamo in grado di studiare le trasformazioni, rivelare la composizione delle sostanze che ci circondano, andando a determinare anche concentrazioni che sono estremamente basse, impensabili qualche decennio fa. Questi strumenti, estremamente rapidi, estremamente performanti, forniscono una mole di dati, dati che devono essere interpretati, quindi diciamo l'altra caratteristica che si richiede al chimico è quello di saper elaborare i dati, nello stesso tempo deve sapere anche utilizzare bene questi strumenti, quindi deve poter programmare gli esperimenti in maniera tale da ottenere la massima informazione possibile da un sistema che è oggetto di studio. E quindi sì, il chimico da qualche anno a questa, qualche decennio a questa parte, inizia a utilizzare la statistica, utilizza il computer. È stato coniato il termine chemoinformatica, che è la fusione di due sostantivi, la chimica e l'informatica. Quindi chi tra voi studenti ha la passione per il computer sicuramente potrà trovare un soddisfacimento anche studiando la chimica oppure lavorando nell'ambito della chimica. Questo connubio tra chimica e computer, lo ha già ricordato sia Armando poco fa, ma anche il professor Rizzi, Vincenzo nella presentazione precedente, si concretizza da qualche decennio a questa parte in una branca della chimica, che è la chimica teorica o computazionale, in cui le molecole, oltre ad essere percepite attraverso la sperimentazione, attraverso i nostri strumenti particolarmente sensibili, il comportamento delle molecole, soprattutto le molecole grandi, quelle biologiche, quelle che svolgono le funzioni, diciamo, tipiche della vita, possono essere simulate, possono essere modellate attraverso dei computer potenti. E questo, diciamo, è un altro aspetto relativamente recente della chimica. Questa relazione che noi utilizziamo nei nostri studi tra la scala microscopica e quella macroscopica, in realtà tipica della chimica, in realtà permea e impregna tutte le altre discipline, tutte le altre scienze naturali anche applicate. Quindi diciamo la relazione tra
le proprietà di un certo materiale, di un minerale, oppure l'attività biologica e la scala molecolare, quindi riguarda anche le scienze della terra, la biologia, la medicina, la farmacologia, l'astronomia. E questo chiaramente è, diciamo, è molto importante, perché fa sì che il chimico sia particolarmente richiesto nel mondo del lavoro. Questo l'ha sottolineato poco fa anche Armando. Quindi che tipo di lavoro può svolgere il chimico? Cioè, oltre a occuparsi di trasformazioni chimiche, quindi quelle che sono, diciamo, le mansioni, le necessità tipiche dell'industria chimica oppure dell'industria farmaceutica, quindi per preparare nuovi prodotti, nuovi farmaci, prodotti per l'agricoltura, per l'edilizia, per le vernici, i cosmetici, quello che volete, qualsiasi azienda e qualsiasi piccolo o grande che produce materiali o dispositivi, non necessariamente quindi in ambito chimico, ha la necessità di queste competenze, le competenze del chimico. E questo fa sì che il chimico appena laureato riesce a trovare facilmente lavoro. Oltre a queste che sono, diciamo, impieghi nell'ambito dei vari tipi di industria, compresa anche, mi fa un po' senso chiamare, associare all'alimento industria, quindi, diciamo, definita produzione e trasformazione di alimenti, diciamo, oltre a questi ambiti, il chimico svolge un ruolo molto importante nel controllo dell'inquinamento, oppure nella valutare la qualità delle merci, oppure in ambito forense, come ricordato anche Armando poco fa. Quindi un ruolo molto importante in ambito professionale è quello del chimico analitico, quindi quello che svolge delle analisi per determinare la composizione di comparti ambientali oppure merci sostanzialmente. E poi, diciamo, dobbiamo tener conto del possibile impiego nella ricerca, sia in ambito pubblico che privato, e per poi l'insegnamento sostanzialmente. Adesso qui non mi sovrappongo ad Armando, perché, diciamo, voglio sottolineare un aspetto particolarmente importante, che è un po', diciamo, quella che è la sfida che attende noi, ma soprattutto le nuove generazioni, è quello di rivedere un po' il nostro modo di vivere, quindi passare da un'economia lineare a un'economia circolare, in cui tutte le nostre attività devono essere sostenibili sia dal punto di vista energetico che ambientale. Questo chiaramente è una sfida molto importante. Quindi la stessa chimica che può vantare il fatto di aver migliorato la qualità della vita attraverso la produzione di farmaci, vari materiali, prodotti per l'agricoltura, in realtà deve rivedere il suo punto di vista. Quindi nel futuro quello che bisogna fare è continuare a produrre nuovi materiali e nuovi dispositivi, ma lo dobbiamo fare con un'ottica diversa, diciamo, attraverso processi che devono essere necessariamente ecosostenibili. Quindi, diciamo, la nuova frontiera della chimica è quella che si definisce chimica verde, quindi, diciamo, l'approccio del chimico, però tenendo conto a quella che è la necessità di muoversi nell'ambito di una trasformazione circolare della materia. La chimica è assolutamente in prima linea per quel che riguarda la salvaguardia della salute dell'ambiente, quindi, diciamo, attraverso la produzione di dispositivi e merci che hanno un impatto ambientale, che sono riutilizzabili, e attraverso soprattutto il monitoraggio che svolge riguardo all'inquinamento dei comparti ambientali, il controllo della sicurezza degli ambienti di lavoro e lo sviluppo di metodi e processi per decontaminare. E l'altro settore in cui la chimica può giocare un ruolo è nell'ambito dell'energia, nello sviluppo di materiali dispositivi per risparmiare energia, pensate a materiali isolanti, ma anche nello sviluppo di materiali dispositivi che sono in grado di consentirci di utilizzare un'energia da fonte rinnovabile, pensiamo alle celle fotovoltaiche. Questo ovviamente mette in risalto un aspetto che è abbastanza importante, che in queste sfide epocali
non c'è una figura professionale scientifica che può risolvere i problemi, quindi diciamo la sfida della attuale, diciamo, della, dei processi circolari, della ecosostenibilità, richiede diverse competenze, richiede competenze di chimica, di fisica, di informatica, di matematica, ma anche competenze che vengono da altri ambiti, diciamo, e quindi diciamo il chimico moderno deve essere in grado anche di interagire con queste altre figure professionali. Veniamo al nostro corso di studi. Il nostro corso di studi si articola in due percorsi, un percorso di laurea triennale, il cui nome è Scienze e Tecnologie Chimiche dei Materiali, e un percorso di laurea magistrale o laurea di secondo livello o laurea, corso di laurea in Scienze Chimiche. E molto brevemente vi presento un po' la struttura dei nostri corsi di studio. Questo è, diciamo, sono gli insegnamenti che vengono impartiti nel primo anno, dove oltre a quelli che sono gli insegnamenti tipici della chimica, la chimica generale inorganica o la chimica analitica, sono due branche della chimica, in realtà un ruolo importante è rappresentato da quelli che sono gli insegnamenti di matematica e anche l'insegnamento di fisica. Ce n'è uno qui al primo anno, poi ce ne sarà anche un altro al secondo anno. Questo è, diciamo, una cosa importante, e non ci dobbiamo dimenticare che la chimica, per la sua natura di, come dire, di osservazione del mondo atomico molecolare, utilizza i concetti della fisica e utilizza gli strumenti della matematica. Quindi diciamo un bravo chimico deve avere una conoscenza, una ottima conoscenza sia della fisica che della matematica. Sottolineo anche che alcuni corsi hanno un laboratorio, quindi questo, diciamo, sono gli insegnamenti del primo anno. Il secondo anno c'è ancora un esame di fisica, la fisica generale 2, che prevede anche un laboratorio. Altre discipline in ambito chimico, la chimica organica, la chimica del carbonio e la chimica fisica, anche questi corsi hanno un laboratorio associato. E infine il terzo anno, che a parte, diciamo, questi insegnamenti che prevedono anche il suo laboratorio, culmina il terzo anno con quella che è la preparazione e discussione della tesi, e anche con diciamo un tirocinio formativo che può essere svolto sia all'interno dei nostri laboratori di ricerca, ma anche in aziende che sono convenzionate con l'università. Ho sottolineato il ruolo dei laboratori, adesso non ho fatto il calcolo esatto, ma il numero di ore di laboratorio che sono previste nel nostro corso di studi triennale è superiore alle 150, e questa parte prevede sia esercitazioni di laboratorio sperimentale, ma anche esercitazioni di laboratorio computazionale. Ho già citato la possibilità di svolgere tirocini formativi presso enti ed aziende convenzionate. Il professor Rizzi, molto puntualmente, diciamo in maniera molto approfondita, vi ha parlato di quelli che sono i requisiti per la missione. Anche il nostro corso di studi, tenendo conto, io ho citato l'importanza della matematica come strumento, prevede un test di valutazione dell'abilità di matematica che viene svolto attraverso, diciamo, l'organismo CISIA, e anche nel nostro caso, come noi di solito, diciamo, concordiamo le date per i test CISIA insieme con i colleghi del corso di fisica, anche nel nostro caso il mancato superamento del test di valutazione dell'abilità di matematica non preclude l'immatricolazione, ma genera quello che si definisce un obbligo formativo aggiuntivo che poi lo studente deve sanare. In che modo? Ripetendo il test di valutazione più avanti, nel corso del primo anno, dopo che ha seguito un precorso di matematica che normalmente si tiene prima dell'inizio delle lezioni, e qualora diciamo, l'altra possibilità per eliminare questo obbligo formativo aggiuntivo è quello di sostenere
l'esame di istituzione di matematica 1 che si tiene al primo anno del corso di studio. Corso di laurea magistrale in scienze chimiche, laurea di secondo livello, si può accedere ovviamente avendo conseguito un titolo di laurea triennale, possono accedere anche studenti che provengono da altre università, così come i nostri laureati triennali, se vogliono, possono proseguire nel corso di laurea magistrale anche in altre sedi universitarie. Che cosa si studia? Qui diciamo il corso è biennale, quindi le conoscenze di chimica vengono consolidate, quindi vengono rappresentate un po' tutte quelle che sono le sottodiscipline della chimica, la chimica generale inorganica, la chimica organica, la chimica analitica e la chimica fisica, e quindi questa diciamo, è la struttura del primo anno. Il secondo anno diciamo, è l'impegno più importante per lo studente, oltre ovviamente a superare gli esami previsti dall'ordinamento, è la preparazione della prova finale, quindi poi la discussione della tesi. Siamo in grado di fornire un certo numero di, non abbiamo indirizzi al momento, siamo però in grado di fornire un certo numero di insegnamenti a scelta che consentono allo studente di poter personalizzare entro una certa misura quello che è il proprio percorso di studio. Quindi questi sono diciamo, gli insegnamenti che sono attivi, saranno attivi nel prossimo anno accademico e speriamo di poterne aggiungere degli altri in futuro. Allora, dicevo, la preparazione della tesi rappresenta l'impegno più importante nel secondo anno del percorso di laurea magistrale, mentre nella laurea triennale la preparazione della tesi è un elaborato compilativo. Nella preparazione della tesi lo studente svolge una vera e propria attività di ricerca, quindi diciamo, all'interno di quelli che sono i laboratori di ricerca della nostra università, e qui diciamo, allora ce l'ho più avanti la slide che vi volevo mostrare, vi ricordo che anche nella magistrale è presente un tirocinio formativo e c'è anche la possibilità, questo anche nell'ambito delle lauree triennali, di svolgere nell'ambito della mobilità Erasmus anche una parte degli studi nelle università convenzionate. Queste sono alcune, sono in Francia, Germania, Spagna, ci sono anche delle altre. Allora, la tesi di laurea sperimentale, dicevo, è una vera attività di ricerca che lo studente svolge sotto la supervisione di un docente universitario, e queste sono un po' le attività che sono attive, attività di ricerca, spesso svolte in collaborazione con altri gruppi nazionali e internazionali, attività che sono anche abbastanza quotate e riconosciute a livello internazionale, in cui diciamo molti aspetti della chimica sono trattati, dalla chimica computazionale, beni culturali, la chimica verde, la catalisi e la sintesi organica, la caratterizzazione e utilizzo di materiali innovativi, la chimica degli alimenti, la chemiometria, la statistica multivariata applicata a dati chimici. Quindi sostanzialmente c'è la possibilità che lo studente possa diciamo, scegliere un argomento che lo appassiona particolarmente. L'ulteriore offerta formativa che come Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche noi possiamo fornire è un corso di dottorato in appunto Scienze Fisiche e Chimiche, dove l'attività di ricerca ha un ruolo molto più importante rispetto a quello della preparazione di una tesi di laurea magistrale. Io mi sembra di avervi raccontato tutto, ovviamente alcune informazioni. Questa slide casomai la lascio per un po' più di tempo, alcune informazioni sull'ordinamento didattico, su quello che è il regolamento, è possibile scaricarlo da quello che è il sito del nostro dipartimento, dove sono presentati poi i corsi di laurea sia in chimica che in fisica. Questo è il mio indirizzo di posta elettronica, potete contattarmi in qualsiasi momento, e questi sono gli indirizzi di posta elettronica del responsabile per l'orientamento e il responsabile del piano lauree scientifiche,
Il professor Callone svolge anche lui un ruolo importante nell'orientamento, ma il suo indirizzo di posta elettronica ve lo ha già fornito. Quindi vi ringrazio per la vostra attenzione e ovviamente tanti in bocca al lupo per il vostro futuro, non solo professionale. Allora, anche questo, grazie Angelo, il professor d'archivio, ringraziamo per la presentazione, ma io vedo che in chat le domande non compaiono. Aspettiamo qualche secondo, poi cedo la parola ai colleghi. Non vedo domande, quindi siete stati molto chiari? No, non vedo nessuna domanda. Possiamo andare con il professor Luca Ottaviano, che ci presenterà i materiali in due dimensioni. Bene, grazie Gianni, buonasera a tutti. Adesso provo a condividere lo schermo. Benissimo, allora buonasera a tutti. Io sono Luca Ottaviano, un professore di fisica della materia condensata, sono un fisico sperimentale. E vi parlerò di materiali di due dimensioni, questo è il titolo, non ho voluto cambiarlo rispetto alla brochure, sono sostanzialmente materiali bidimensionali e utilizzerò diciamo, la scusa della storia dei materiali bidimensionali per raccontarvi una storia e cercare di intrattenervi e darvi anche qualche informazione. E, allora, io sono questo e come vi ho detto sono un fisico sperimentale della materia, i fisici della materia si occupano appunto dello studio della materia nello specifico della materia condensata, cioè fasi aggregate della materia e per passare dai solidi agli amorfi ai liquidi, quindi non ci occupiamo di atmosfera, non ci occupiamo di cosmologia, non ci occupiamo di fisica delle particelle, ci occupiamo della materia nelle sue fasi condensate. Bene, e quando si pensa alla materia nella fase condensata si immagina ovviamente aggregati tridimensionali di materia. Stiamo parlando di materia inorganica, quindi non stiamo parlando di materia vivente, e quindi l'oggetto del nostro studio è molto semplice, sostanzialmente ciò che possiamo trovare in giro per la natura, aggregati di materia come il silicio, come metalli e quindi materiali che tipicamente si aggregano in tre dimensioni, d'altronde noi viviamo in tre dimensioni. Tuttavia il fisico, diciamo, quali sono gli ingredienti, se questa è una presentazione per un orientamento, gli ingredienti che fanno di un fisico sono sì, il rigore nell'analisi dei dati, cioè una capacità di manipolazione di informazioni attraverso strumenti matematici, ma io direi prima di tutto la curiosità e l'immaginazione, dove la curiosità e l'immaginazione sono specificatamente rivolti alla natura, quindi un fisico è un curioso dei fenomeni naturali. E l'immaginazione serve soprattutto per provare a immaginare mentalmente situazioni della natura in qualche maniera non sotto i nostri occhi. Allora immaginiamo in questo momento di passare da una situazione di aggregazione della materia in fase tridimensionale ad una situazione di aggregazione in fase bidimensionale. Qui possiamo vedere una rappresentazione artistica di uno strato singolo di atomi di carbonio. Ora gli atomi di carbonio hanno questa capacità di aggregarsi in strutture lineari, oppure in strutture planari, oppure in strutture tridimensionali, come per esempio il diamante. Nella fase di grafite, che è il materiale che noi tutti conosciamo perché lo usiamo praticamente per scrivere con una matita,
il carbonio si addensa in una fase che è un impacchettamento di strati atomici bidimensionali, è una specie di mille foglie. Lo sforzo di immaginazione che qui chiediamo è quello di pensare ad un singolo strato atomico di questo mille foglie. Ci sono poi una serie di altri materiali in natura che hanno questa forma di aggregazione a strati. Il problema è riuscire ad immaginare il singolo strato atomico. Ora, immaginare il comportamento della natura quando è totalmente confinata in due dimensioni è qualcosa di per sé intrigante, divertente e, senza entrare troppo nei dettagli, è facilmente comprensibile come tutte le proprietà fisiche di un materiale possano variare in maniera significativa quando si passa da tre dimensioni a due dimensioni, o come si può dire in un gergo più tecnico, quando si riduce la dimensionalità. Dunque, con uno sforzo di immaginazione possiamo pensare un materiale bidimensionale, possiamo pensare di immaginare e anche eventualmente di simulare tutte le proprietà fisiche di questo materiale. Questo materiale come sarà? Sarà sicuramente un materiale in cui i legami atomici nel piano sono molto forti, quindi con delle proprietà meccaniche particolarmente superiori rispetto a quelle dei materiali tridimensionali. È ovvio che l'interazione con la luce o anche il trasporto di elettroni e dunque le proprietà di conducibilità che sono di rilevanza per l'elettronica, per esempio, è ovvio che queste proprietà siano significativamente alterate nel momento in cui passiamo o pensiamo di passare da una fase tridimensionale a una fase bidimensionale. Riusciamo ad immaginare questo? Sì, lo riusciamo a immaginare, possiamo anche immaginare come, e qua passo all'inglese, l'ho preso da internet questo statement: graphene conducts electricity much better than copper, graphene's current density is 1,000,000 times greater than copper, graphene conducts heat better than any other known material in thermal conductivity. Questo anche per dire come un fisico in realtà debba essere molto ad uso alla lettura e alla lettura di testi in inglese. Il problema è questo: i materiali bidimensionali non esistono, almeno questo è quello che mi era stato raccontato fino a una decina di anni fa. I materiali bidimensionali non esistono, e chi lo ha detto? Beh, il problema è che i materiali bidimensionali non esistano. Aveva detto a suo tempo questo professore, che è Lev Davidovich Landau, premio Nobel nel 1962, con argomenti molto seri. La stessa cosa era stata ripetuta da Rudolf M. Pierce, morto nel 1995. Non ha preso il premio Nobel, ma qui sulla destra potete vedere tutti i riconoscimenti che questa persona, questo scienziato, ha avuto, e nella comunità dei fisici, quando si parla di Landau, si parla di Pierce per quanto riguarda i fisici della materia, Landau per quanto riguarda qualsiasi fisico e Pierce per quanto riguarda i fisici della materia, sono delle autorità quasi ecclesiastiche. Lo stesso si può dire per David Mermin, che ha rielaborato le idee di Landau e di Pierce, affondando definitivamente l'ipotesi per cui potessero esistere i materiali bidimensionali. Ma qua c'è un problema. Il problema è che, quello sollevato da Feynman nelle sue lezioni, è che non bisogna fidarsi dei professori, non bisogna fidarsi dei libri. Se qualcuno ha detto qualche cosa, noi siamo fisici e vogliamo interrogare la natura, vogliamo andare a vedere se effettivamente questa cosa è possibile, e di fatto i materiali bidimensionali esistono. E a fare questa verifica e a provare l'esistenza dei materiali bidimensionali, e cioè della possibilità di isolare materiali a strati in un foglio singolo, sono stati Andrei Geim e Konstantin Novoselov, ormai più di 15 anni fa. Andrei Geim era il
supervisore del suo postdoc sulla destra, Konstantin Novoselov, in un esperimento del venerdì sera, come si dice, hanno dimostrato l'esistenza di questi materiali bidimensionali. Ci hanno provato, in sostanza, hanno dimostrato che si può fare, hanno provato a rompere un pregiudizio. Quindi questo talk, se vogliamo, è la storia di come ci si debba provare e si debba andare oltre il principio di autorità, oltre il chi l'ha detto. Chi l'ha detto che i materiali bidimensionali non esistono? I materiali bidimensionali esistono. Quali sono gli ingredienti? Un materiale di partenza è quello che vi ho detto, cioè la grafite. Si vede da questa immagine come intrinsecamente il materiale sia costituito da una sovrapposizione di fogli. Questo è un cristallo di grafite. Lo stesso fatto che la matita permetta di scrivere viene dall'esfoliazione della grafite. Quindi riusciamo ultimativamente ad arrivare al singolo foglio di atomi di carbonio? La risposta è sì, partiamo dalla grafite, questo è un ingrediente. Usiamo uno strumento di esfoliazione, che è il nastro adesivo, quindi la sto buttando giù in maniera molto, molto semplice, ma nella realtà non è andata troppo diversamente da come ve la sto raccontando. Il supporto per prendere il materiale esfoliato, cioè prendiamo lo strumento di esfoliazione che è il nastro adesivo, esfoliamo facendo una depilazione proprio della grafite con dello scotch, parte della grafite rimane sullo scotch e trasferiamo questi strati esfoliati tramite lo scotch su un supporto che è un supporto a specchio. In realtà questo non è propriamente uno specchio, ma non entro troppo nel dettaglio. Come facciamo a identificare uno strumento, un foglio singolo di grafite con uno spessore atomico, uno spessore al di sotto del nanometro, teoricamente dell'ordine del mezzo nanometro? In realtà lo spessore trasversale della grafite è dell'ordine dell'angstrom. Bene, lo strumento è molto semplice ed è un microscopio ottico. Tutto questo sembra realistico. Addirittura vi racconto la fine è che con questo tipo di esperimenti ci si prende un premio Nobel. La sto buttando giù ovviamente in maniera semplice, c'è ovviamente uno studio alle spalle e la comprensione della rilevanza e della originalità di una scoperta che però può essere fatta con strumenti così semplici. Questa è un'immagine, in realtà non è grafene, ma un altro materiale bidimensionale presa nei laboratori che si occupano di materiali bidimensionali presso l'Università dell'Aquila. Dunque vi sto parlando con cognizione di causa, mi occupo di materiali bidimensionali da circa 10 anni e quindi il messaggio è: c'è una ricerca di punta sui materiali bidimensionali presso l'Università dell'Aquila e si possono fare cose divertenti. Quindi in questa immagine possiamo vedere un foglio singolo di materiale che è noto come disolfuro di molibdeno e in alto abbiamo delle immagini al microscopio ottico, quindi basta un microscopio ottico sorprendentemente per identificare un foglio singolo di un materiale bidimensionale. Bene, dunque i materiali bidimensionali esistono, con i materiali bidimensionali si prende il premio Nobel e qui abbiamo un'immagine del premio Nobel Konstantin Novoselov e il premio Nobel per la fisica, per la scoperta del grafene è venuto all'Aquila per un congresso organizzato dal Dipartimento a suo tempo di fisica dell'Università dell'Aquila, una conferenza organizzata sostanzialmente a ridosso del terremoto del 2009, fatta nel 2011 presso il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso. E anche in questo caso la storia si può trasferire ci si deve provare a fare il materiale, realizzare un materiale bidimensionale con un esperimento molto semplice,
come ha fatto Costantin Novoselov, e ci si deve provare a entrare nell'ambito della ricerca dei materiali bidimensionali, raccogliendo all'Aquila, proprio all'Aquila, i migliori ricercatori sul grafene. Bene, questa è un'altra trasparenza che fa vedere la lezione plenaria di Costantin Novoselov, che anticipava un interesse specifico nei materiali bidimensionali. Ogni materiale bidimensionale ha le sue specifiche proprietà fisiche e si possono assemblare sotto forma di sandwich proprio dei materiali costruiti, ovviamente di interesse, di straordinario interesse per la microelettronica, per l'energy storage, per la tecnologia del fotovoltaico. Ma qui vi sto dando delle informazioni sulle potenziali applicazioni. Quello che interessa un fisico è divertirsi con la materia, e quindi qui Novoselov, il premio Nobel, proponeva quello che era un'idea di ricerca che attualmente è lo stato dell'arte della ricerca nella fisica dei sistemi bidimensionali, e cioè l'assemblaggio di materiali bidimensionali di natura diversa. Bene, questa opportunità di fare una conferenza all'Aquila ha permesso agli studenti di fisica della materia nel 2011 di entrare in contatto diretto con i mostri sacri della fisica. Al centro qui abbiamo Konstantin Novoselov, e sulla destra e sulla sinistra due mie studentesse. Sulla destra uno studente della triennale in fisica a suo tempo nel 2011, e al centro il premio Nobel per la fisica. Questa è una storia, anche questa è una storia di successo. Questi sono tutti gli studenti di fisica di quel tempo, e potrei elencarveli uno ad uno. Ognuno di loro, quando la domanda è stata fatta quali sono gli sbocchi di lavoro per gli studenti di fisica, gli sbocchi sono continuare a fare quello che hanno, cioè continuare a coltivare la passione per la fisica e per le scienze naturali, per la curiosità, e anche guadagnando uno stipendio presso centri di ricerca, presso università, presso centri di ricerca internazionali. Alcuni di questi studenti si trovano all'estero, alcuni si trovano presso università italiane, altri presso centri di ricerca italiani, altri presso laboratori di eccellenza all'estero, altri si sono dedicati per scelta, per esempio, all'insegnamento. Questi sono gli sbocchi professionali. E finisco la mia presentazione raccontando la tradizione della fisica della materia sperimentale all'Aquila, e quindi facendo una piccola carrellata degli studenti di fisica della materia del DSFC, cioè gli alunni. La tradizione della fisica sperimentale della materia all'Aquila è straordinaria. Abbiamo avuto circa 300 laureati dal 1966 in poi, specificatamente nell'ambito della fisica della materia sperimentale, e qui vado ad elencarvi gli alfieri massimi, diciamo, di questa tradizione. Abbiamo Carlo Masciovecchio, che è il direttore del laboratorio del FEL a Elettra Trieste, e che ha vinto il Carl Sigma Prize nel 2012. Un altro esempio notevole è Silvia Picozzi, lei effettivamente è una fisica teorica della materia, PS Fellow nel 2019. Abbiamo Tullio Scopigno, che è un professore presso l'Università della Sapienza di Roma, quindi esportiamo verso Roma studenti, e lui è un cosiddetto recipiente del ERC Starting Grant. E infine, per esempio, ancora Roberto Di Leonardo, che è ancora un professore dell'Università La Sapienza di Roma, nonché amici, questi non sono altro che amici e colleghi. Quindi la fine di questa breve storia è che sostanzialmente fisica della materia all'Aquila si può fare ad alto livello, con degli sbocchi professionali interessanti, e nello specifico quello che stiamo facendo in questo momento è una ricerca di punta sulla fisica dei materiali bidimensionali. Io vi ringrazio della vostra attenzione. Per ulteriori informazioni, questo è il mio indirizzo di posta elettronica.
vi saluto e restituisco la parola a Gianni Profeta. Grazie, grazie Luca. Ripartiamo direttamente con quella che è la prima slide, cioè la presentazione di questo signore che di fatto è il nostro problema da circa 2 o 3 mesi. Tutti lo conosciamo, è il coronavirus 2, appunto dicevo, ovvero SARS-CoV-2, ed è un virus che è stato identificato in Cina per la prima volta. Questo virus causa malattie respiratorie, denominata COVID-19, e l'epidemia che ha causato rappresenta senza ombra di dubbio un problema mondiale. Ed è anche una sfida per l'umanità intera che si trova ad affrontare per la prima volta nella storia, in maniera comune, un problema così importante. La ricerca scientifica ha risposto immediatamente per studiare questo virus, capirne le caratteristiche, trovare le cure o dei vaccini. E come in una sorta di guerra, la scienza ha messo in campo tutta la potenza di fuoco che è stata maturata praticamente negli ultimi 500-600 anni, cioè da quando Galileo Galilei ha formulato il metodo scientifico. E tali armi in questa guerra che noi dovremo affrontare non sono ovviamente armi reali, ma tali armi sono rappresentate da tutti gli strumenti scientifici che la mente umana ha permesso di costruire, strumentazioni avanzate, rilevatori, materiali, sostanze, teorie. Ed in questo ambito la fisica gioca un ruolo fondamentale. Essa attualmente ha molteplici interessi che vanno dalla più spinta ricerca teorica sull'origine dell'universo, per esempio, fino alla fisica applicata. Inoltre la fisica ha interazioni con quasi tutte le materie scientifiche, dalla matematica, la medicina, l'informatica, l'elettronica, la biologia, la chimica. E in questo seminario tenterò di presentarvi quali sono le scoperte in ambito fisico che sono attualmente fondamentali contro la lotta al coronavirus. Abbiamo detto che sarà una guerra e quindi in qualche maniera dobbiamo conoscere il nostro nemico, osservarlo. I classici microscopi ottici non sono in grado di visualizzare un virus perché è molto più piccolo del loro potere risolutivo. Pertanto serve qualcos'altro. Ma cosa? Bene, la meccanica quantistica ha svelato come le particelle, per esempio gli elettroni, sono in realtà descritte da delle onde e pertanto possono essere usate anche come una sorta di fotoni per un microscopio ottico. Tanto è più alta la loro energia, tanto è più piccola la loro lunghezza d'onda. Il microscopio elettronico, appunto, basato sugli elettroni, fu inventato nel 1933 da un fisico tedesco, Ernst Ruschka, che fu premiato con il premio Nobel per la fisica nel 1986. Gli elettroni vengono accelerati mediante campi elettrici e poi focalizzati con campi magnetici, soggetti da ingrandire. Essendo appunto la loro lunghezza d'onda molto più piccola di quella della luce visibile, la risoluzione dell'immagine è straordinariamente migliore rispetto ad un microscopio ottico. Ma adesso guardiamo appunto il coronavirus. Questa è la prima immagine che si ottenne pochi giorni dopo la scoperta di tale virus in Cina da un gruppo cinese. Ben presto la risoluzione delle immagini è migliorata di tanto. Il nome del virus è evidente che viene dalla caratteristica corona formata dalle proteine che si attaccano alla sua superficie ed è chiamata appunto proteina spike. Dalle immagini inoltre si può calcolare anche la dimensione di questo virus, che risulta di 0,12 micron. Un micron è la milionesima parte di un metro, quindi qui siamo ancora 10 volte più in basso. Se inoltre lo confrontiamo con gli altri oggetti microscopici che possiamo avere a disposizione, quindi per esempio un globulo rosso o un particolato atmosferico, ci rendiamo conto come effettivamente un virus sia molto volatile e si possa trasmettere attraverso particelle piccolissime. Una volta individuato, dobbiamo capire come distruggerlo o eventualmente impedirgli di nuocere alle nostre cellule. Sappiamo che il virus si apre la strada proprio attraverso la proteina spike e per capire come questa sia fatta abbiamo bisogno di onde con un'energia ancora maggiore, cioè i raggi X.
I raggi X sono stati scoperti da un altro fisico tedesco, Röntgen, nel 1895 e poi fu premiato con il premio Nobel nel 1901. I raggi X sono una radiazione elettromagnetica di energia di migliaia di elettronvolt, molto più grande della luce visibile. E successivamente i Bragg e poi von Laue, premiati entrambi tutti con il premio Nobel nel 1914 e 15, hanno dimostrato che questi raggi X, interagendo con la materia, ne possono rilevare le informazioni microscopiche. Però sono necessarie sorgenti di raggi X molto potenti per ottenere informazioni su un virus. E la comunità internazionale si è immediatamente attivata per rendere possibili esperimenti a così alta risoluzione. Questo che vedete qui è un sincrotrone, che si chiama il Diamond Light Source in Inghilterra. Il sincrotrone, o il suo cugino, il ciclotrone, è stato inventato da Lorentz e premiato con il Nobel anch'esso nel 1939. Sono degli acceleratori di particelle che, accelerando le particelle cariche ad energie molto elevate, producono una radiazione elettromagnetica che poi sarà utile per fare vari tipi di esperimenti, in particolare risolvere la struttura della proteina Spike, che è stata soltanto recentemente risolta in maniera accurata mediante queste nuove tecniche. Questa è la struttura microscopica, qui abbiamo accesso esattamente alla posizione degli atomi all'interno della proteina e sappiamo adesso come interagire con essa e come devono essere eventualmente fatti i farmaci e dove colpirla per avere più speranza di successo. Appunto, dobbiamo capire con quali armi colpire una proteina di questo tipo. Sicuramente la medicina su altri virus ha avuto già esperienze e sa come affrontare queste, con quali farmaci affrontare questa ricerca. Ma possiamo farlo un po' di più. L'attività chimica di un virus, infatti, è determinata dalla meccanica quantistica, le cui leggi determinano il comportamento di atomi e molecole. Numerosi fisici e chimici, e qui ne cito soltanto due, Kohn e Karplus, hanno negli anni sviluppato teorie e metodi per simulare meccanismi quantistici di atomi e molecole. Ed oggi è possibile ricreare al computer un esperimento di chimica. Però abbiamo bisogno di grandi supercomputer, cioè fatti di tanti processori che eseguono calcoli complessi anche per mesi. E recentemente il CINECA, per esempio, il Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Scientifico a Bologna ed il CERN di Ginevra, hanno messo a disposizione le loro risorse computazionali per attaccare il problema e hanno testato 700 milioni di sostanze, una cosa impensabile nella realtà, e da queste hanno selezionate quelle più promettenti per attaccare la proteina Spike, che verranno quindi sperimentate. Nel futuro la sanificazione degli ambienti sarà fondamentale ed è stato proprio recentemente scoperto che i raggi UVC, cioè raggi ultravioletti, riescono a penetrare i virus e batteri e a distruggerli, ma non l'epidermide dell'uomo, per esempio. Quindi saranno fondamentali per la sanificazione degli ambienti. I raggi ultravioletti sono prodotti da processi quantistici di decadimento degli elettroni da livelli energetici molto elevati. E fare una luce ultravioletta non è cosa banale, specialmente con un dispositivo a stato solido. L'inventore del materiale che permette questo è Nakamura, recentemente premiato con il Nobel nel 2014, che ha preparato e messo a punto un materiale capace di fare questo, basato sul nitruro di gallio. Ma una delle migliori armi che possiamo avere contro la propagazione di un virus è sicuramente anticiparne la sua diffusione. Il problema sicuramente è complesso e richiederebbe sicuramente di considerare un'infinità di variabili, ma i fisici imparano a fare dei modelli, cioè un modello fisico è una rappresentazione concettuale di un fenomeno che ne coglie gli aspetti essenziali, tralasciando tutto ciò che non è generale, ma soltanto una valenza particolare e ininfluente. Quindi oggi vi introdurrò semplicemente quali sono i concetti di base di questi modelli epidemiologici che vengono utilizzati anche per prendere decisioni a livello nazionale ed internazionale. Bene, costruiamo un modello di una propagazione di un virus. Abbiamo una popolazione fatta di individui sani, gli omini blu, e di un individuo infetto.
Il virus si propaga facilmente ammettendo una propagazione con una velocità impressionante se non ci sono interventi a mitigarlo. Il modello che viene normalmente chiamato SIR si basa proprio su questo, sul modellizzare la popolazione che abbiamo a disposizione. Abbiamo tre classi di persone, cioè abbiamo individui che sono suscettibili, sani, però suscettibili ad infezioni, gli infetti, cioè persone che hanno contratto la malattia e sono capaci di infettare gli altri, e i recovered, cioè coloro che sono guariti e non sono più capaci di infettarsi, ma non possono più ammalarsi. Si possono scrivere le equazioni differenziali che descrivono la variazione temporale del numero di infetti, del numero di suscettibili e del numero di guariti. E il parametro R0, di cui si sente molto parlare in questi giorni, è proprio il rapporto tra la velocità con cui ci si ammala rispetto a quella con cui si guarisce. Quindi è evidente che se R0 è maggiore di 1, l'epidemia parte e non è gestibile, mentre invece se R0 risulta essere minore di 1, il virus lentamente muore. Proviamo a risolvere queste equazioni differenziali. Lo facciamo per casi semplici. Per esempio, qui ho scelto un caso in cui R0 è molto grande ed è uguale a 10, rispetto ad un caso in cui R0 è comunque più grande di 1, ma molto più piccolo. Come vedete, la curva degli infetti, che è quella blu, ha un picco molto rilevante nel primo caso, mentre invece è molto più bassa e spostata e piatta la curva nel secondo caso. Questa è proprio la politica fatta, per esempio, dall'Italia, cioè abbassare la curva degli infetti mitigando questo tipo di mitigando l'effetto della propagazione del virus sul sistema sanitario nazionale. Questo è stato fatto con un lockdown, cioè non dando la possibilità al virus di propagarsi facilmente tra le persone sane. Ma possiamo fare anche di più. Per esempio, possiamo prevederne gli andamenti. Questa è una simulazione fatta sui dati reali dell'Abruzzo, per esempio. E vedete che sono stabilmente in accordo con il modello teorico. La simulazione è fatta da un collega, appunto, Guglielmo Lacorata, ex studente dell'Aquila, tra parentesi. E vedete come si possono eventualmente, appunto, predire gli effetti nel tempo, ma anche capire quando la malattia raggiungerà un picco, quando sarà completamente debellata. Ma possiamo andare anche avanti. Possiamo fare anche dei modelli che possano valutare gli interventi, l'effetto di interventi futuri. Per esempio, in questo caso vedete delle palline che sono sempre quelle blu, che sono le persone sane che vengono infettate colore rosso e poi guariscono con colore rosa. Se facciamo andare la simulazione in un caso in cui non abbiamo lockdown, quindi nel riquadro di sinistra, o nel caso in cui abbiamo una quarantena non selettiva, non totale, che è il riguardo di destra, vedete immediatamente che la propagazione è notevolmente diversa. La curva si appiattisce, il picco è più basso e l'epidemia non si diffonde così facilmente. Bene, per concludere vorrei soltanto lasciarvi questo messaggio. La risposta a questa emergenza arriverà dalla scienza, quindi è bene farsi trovare preparati e studiare materie scientifiche che possano in futuro farsi trovare preparati con problemi di questo tipo. Farlo all'Aquila è più semplice che in altri posti. Abbiamo un'esperienza ormai cinquantennale e con una facoltà allo stato dell'arte, con professionalità, accoglienza e attenzione verso gli studenti. Ci sono quattro indirizzi fondamentali che sono il fisica della materia e della meccanica quantistica, la fisica dello spazio, la fisica delle particelle e delle interazioni fondamentali e la fisica dell'atmosfera, meteorologia, idrologia e chimica. Questo credo che concluda il mio intervento. Vi rimando al sito di Dipartimento per qualsiasi informazione, contattarmi direttamente o visitare anche la pagina Facebook di orientamento che abbiamo a disposizione per il Dipartimento. Vi ringrazio e se ci sono domande sono a disposizione.
Dalla rete, dalla chat non ci sono domande di alcun tipo al momento. Però guarda, facciamo una cosa, io a questo punto, come dire, me la suono e me la canto, cioè te la faccio io una domanda. Grazie. Perché in effetti magari potrebbe risultare utile per i ragazzi che non hanno pensato a questo tipo di questa tipologia di impiego, ma il fisico in ambito sanitario, oltre che prevedere i modelli che hai appunto fatto vedere adesso di diffusione dell'infezione, che ruolo ha in una ASL il fisico? Il fisico ha un ruolo molto rilevante nelle ASL, tant'è vero che esiste una scuola di specializzazione che è quella in fisica medica o fisica sanitaria. Tutte le macchine radiogene che noi abbiamo attualmente negli ospedali, quindi che va dalla TAC, dalla risonanza magnetica nucleare ai raggi X e qualsiasi strumentazione di laboratorio che possono essere appunto i microscopi, hanno bisogno e si basano su concetti di fisica abbastanza molto avanzati. Quindi esiste il fisico medico come professione e anzi è una delle professioni più interessanti a cui il fisico può accedere dopo la laurea. E quindi direi che da questo punto di vista attualmente l'ambito sanitario è uno dei più prolifici e uno dei più interessanti per l'impiego della fisica in maniera applicata. L'ho fatto in modo provocatorio perché in effetti magari i ragazzi non pensano quasi mai a questo tipo di sbocco lavorativo, invece è uno sbocco molto interessante che apre poi ambiti di ricerca molto molto soprattutto è anche abbastanza richiesta, nel senso che la presenza di un fisico medico è richiesta per norma di legge all'interno dei laboratori di radioterapie, per esempio di diagnostica, eccetera, negli ospedali, quindi è una professione di tutto, anche per la costruzione dei macchinari stessi. L'evoluzione della risonanza magnetica nucleare, per esempio, viene dai laboratori di ricerca all'interno delle università che si occupano di fisica sanitaria. Ma anche la semplice microscopia ottica avanzata, la microscopia confocale o microscopie di ultima generazione hanno sempre bisogno di un fisico in affiancamento con un team di scienziati che possono essere di varia estrazione, medici, biologi, biotecnologi. Ma ecco, forse l'idea che conviene far passare, o comunque che i ragazzi non hanno ben chiaro, è che oggi non si lavora più in modo isolato, si lavora soprattutto in team in ambito di ricerca, e quindi il fisico è uno degli elementi imprescindibili di molti team di ricerca, soprattutto che facciano poi ricorso alla fisica in tutte le sue declinazioni. Ti ringrazio per questa pubblicità, grazie. A costo zero, no profit. Data da un biologo. Quindi, beh, ma è così, bisogna dire la verità, le cose vanno dette per quelle che sono. I fisici sono una di quelle professioni scientifiche che viene sempre vista, no, in secondo piano, sembra sempre che siano i soliti topi da laboratorio che lavorano nascosti o sotto il laboratorio del Gran Sasso, invece no. Diciamo, a loro insaputa i nostri studenti sono circondati da fisici e non lo sanno, quindi in realtà è una professione che ha un buon mercato del lavoro, quindi insomma sono Vincenzo Lizzi, posso aggiungere una cosina, 30 secondi a proposito di questa cosa del fisico medico e nei vari corsi di laurea, soprattutto quelli di secondo livello, diciamo il Master di Green Physics, c'è stato in passato già esperienza di studenti che hanno fatto il tirocinio presso l'aula. Quindi è ben definita pure la traiettoria che si fa negli ambiti, diciamo, delle aziende sanitarie. Quindi semplicemente questo. A parte poi le scuole di specializzazione che formano meglio la figura. Comunque c'è un'interazione, grazie ancora, ringrazio pure io, ho dimenticato di aggiungere nella mia presentazione che uno dei cosiddetti portatori di interesse a cui facciamo spesso riferimento come responsabile dei corsi di laurea sono le ASL. Va bene, nel frattempo è spuntata una domanda dalla rete, i ragazzi hanno impiegato un po' di tempo però alla fine stanno facendo una domanda che in realtà non ha proprio molto a che fare con l'ambito fisico in senso stretto. Chiedono di capire bene che cosa si intende per parametro R con zero per quanto riguarda la diffusione del virus.
L'ho spiegato velocemente prima. R0 è un parametro che viene da un modello che si chiama appunto modello SIR, che viene utilizzato in ambito, è un modello matematico che viene utilizzato per descrivere un'epidemia. E rappresenta il rapporto tra la velocità, tra la probabilità con cui una persona si ammala e la probabilità con cui la persona guarisce. Quindi se io, per esempio, ho un tempo di ammalarmi di 2 giorni, ma un tempo per guarire di 1 settimana, è evidente che non faccio in tempo a guarire che tante altre persone si sono ammalate. Se invece questo parametro, questo rapporto è minore di 1, e quindi il tempo che io impiego a guarire è molto più piccolo rispetto alla probabilità, è molto più grande, e ovviamente R0 sarà minore di 1 e l'epidemia si ferma, quindi non si riesce a propagare. 1 è il cosiddetto valore intermedio, in cui non c'è propagazione ma non c'è nemmeno un'attenuazione del contagio. Quindi è un parametro fisico che è pertinente di un modello, ed è il modello SIR che ho appena spiegato. Quindi diciamo che quello che viene detto nei mass media di fatto viene da un modello ben specifico, la cui base è stata appena introdotta. Infatti il nostro governo ha riaperto, quindi ha parzialmente allentato il lockdown quando questo R0 è sceso molto al di sotto dell'unità, perché altrimenti saremmo rimasti chiusi in casa ancora per tante altre settimane. Esattamente. La slide che ho fatto vedere nell'Abruzzo la mostrava esattamente, cioè se si fitta questo modello, cioè ci cerca di applicare questo modello alla situazione dell'Abruzzo, si capisce benissimo come si è riaperto il tutto quando R0 è diventato minore di 1. Un'ultima domanda velocissima, perché è spuntata anche questa adesso, che è un po' provocatoria, ma ben vengono queste domande provocatorie. Stefania ci chiede: quali sono gli aspetti negativi dello studio della fisica, se ci sono? Non so se è stata impressionata dalle foto dei relatori, ma non credo che ci siano effetti collaterali così gravi. La perdita dei capelli. La perdita dei capelli, schizofrenia, insonnia. No, aspetti negativi, ecco, forse la passione che cresce, cioè nel senso avere la testa 24 ore su 24 sul lavoro. Per noi, e credo di parlare anche a nome dei colleghi, la fisica non è un lavoro, ma è un modo di essere, quindi di fatto i nostri problemi non li lasciamo mai nel posto di lavoro, nel laboratorio, ma ce li portiamo a casa, perché di fatto sono parte di noi. Bene, penso che abbiamo concluso la parte delle domande, quindi possiamo continuare. Appunto, ad un altro aspetto interessante della fisica, molto interessante, sono quegli aspetti appunto che fanno decidere di intraprendere un percorso di laurea in fisica. Ce ne parlerà il professor Alfredo Ferrella, e sarà appunto dal titolo "Alla ricerca del lato oscuro dell'universo". Prego Alfredo. Mi chiamo Alfredo Davide Ferrella e sono un professore del Dipartimento di Fisica e Chimica dell'Università dell'Aquila, e sono la mia area di specializzazione è quella che normalmente si chiama fisica delle particelle elementari, ma in realtà tutti i professori della mia area afferiscono a una disciplina che più propriamente si chiama fisica delle astroparticelle, cioè una disciplina che combina insieme in maniera complementare e interconnessa la fisica delle particelle elementari e l'astrofisica. Quindi io, nel gergo che ha appena usato Francesco, sono uno di quei topi di laboratorio, e non so se aspettate che cerco di condividere il mio schermo, così che possiate vedere la mia presentazione. Spero si veda. Allora, appunto, parliamo della ricerca del lato oscuro dell'universo. Mi sono permesso di cambiare un po' il titolo per dire
che in realtà noi stiamo nascosti sottoterra alla ricerca del lato oscuro dell'universo, e qui l'esempio di Francesco è perfettamente calzante, perché stiamo appunto, però diciamo, lo stesso Francesco ha rimarcato prima nella sua presentazione iniziale che l'Aquila, l'Università dell'Aquila si trova in una posizione privilegiata, perché appunto esistono quelli che voi conoscete come i laboratori nazionali del Gran Sasso, che sono un laboratorio di eccellenza, un'eccellenza e un laboratorio avanzatissimo di rilevanza internazionale, e che quindi chi vuole, per esempio, approfondire le proprie conoscenze sull'universo e sulle sue origini o sui fenomeni che avvengono all'interno dell'universo, ovviamente il laboratorio in qualche modo in generale gli dà il benvenuto. E vorrei introdurre questi argomenti iniziando con un po' di storia. Parliamo di storia, parlando di storia, ovviamente nel momento in cui l'uomo ha iniziato a guardare oltre la natura, è andato oltre il proprio istinto, ok? Ha cominciato a guardare nel cielo, vedeva le stelle, ovviamente quello che vedeva erano delle stelle che non erano, che si muovevano, ok? In più anche la luna si muove, e lo stesso la stessa luna ha sia dei movimenti, quindi cambia sia di posizione che di fase, ok? Quindi anche noi, se non avessimo studiato, la prima cosa che ci verrebbe da pensare sarebbe di dire: ok, noi stiamo fermi e tutto il cielo che sta intorno a noi si muove, ok? E quindi in qualche maniera Platone fu quello che in qualche modo lo mise per iscritto, e poi Tolomeo, che vedete qui sulla destra, lo formalizzò anche in termini matematici. Tolomeo comunque poi è stato denigrato, però era comunque un grande scienziato, ok? Però ovviamente sappiamo tutti che la teoria tolemaica non era quella giusta, ok? Però ci vollero più di 2000 anni per avviare una rivoluzione, e c'è questo prelato polacco che si chiama Niccolò Copernico, che sapeva che quello che lui stava dicendo era una grande rivoluzione, ok? E quindi decise di chiedere al suo discepolo di pubblicarlo proprio quando lui era sul letto di morte, perché non voleva forse essere testimone di quello che questo libro avrebbe poi determinato. Ed è stato veramente una rivoluzione, nonostante, cioè, si chiamava De Revolutionibus Orbium Celestium, cioè le rivoluzioni dei mondi celesti. In questo caso le rivoluzioni sono i moti dei pianeti e degli astri intorno ad altri astri, però in realtà fu una vera e propria rivoluzione, perché fu un cambio completo di paradigma. Infatti in qualche modo possiamo chiederci: chi è l'uomo in questo universo che non è più antropocentrico, non è più il cielo che ruota intorno alla Terra, ma è la Terra che ruota intorno ad altri cieli, ad altri mondi? E questo ovviamente cambia completamente la prospettiva. Uno dei personaggi che conosciamo di più, che è stato un grande sostenitore dell'astronomia copernicana, è stato Giordano Bruno, che addirittura arrivò a teorizzare la omogeneità dell'universo. Questo è un principio fondamentale su cui ancora oggi si basa la teoria cosmologica, diciamo che in qualche modo dà conto di tutti i fenomeni che avvengono all'interno dell'universo, ok? Lui ci arrivò non su basi scientifiche ovviamente, ma su basi piuttosto filosofiche, però diciamo fu anche in questo caso, lui avanzò in qualche modo i tempi. Ma il grande divulgatore della teoria copernicana sappiamo che è stato Galileo Galilei, forse proprio grazie alla condanna che subì da parte dell'Inquisizione, ed è questo che in qualche modo l'ha reso così popolare ai suoi tempi. Ovviamente a noi ci rimangono tutte le sue scoperte, che ci hanno dato quel metodo scientifico che ancora oggi
utilizziamo. Okay? Oggi diremmo che comunque Galileo è stato un testimonial di maggior successo della teoria copernicana. Copernicana. Ci vogliono addirittura più di 300 anni per confermare che effettivamente la Terra non stava ferma ma si muoveva, e questo lo fece Foucault con il suo famoso pendolo, se vi ricordate, appese un pendolo da 67 metri dall'apice della cupola del Pantheon di Parigi e fece vedere che effettivamente questo pendolo si muoveva e compiva delle specie di orbite da est a ovest. E poi dall'epoca di Galileo, che ha oltre tra le varie cose che fece, perfezionò anche, non inventò, ma lo perfezionò il telescopio, e all'inizio poi del secolo scorso, ormai il telescopio era stato cambiato di molto e quindi si sapeva ormai che non esistevano solo quelle poche stelle che si vedono ad occhio nudo o con un rudimentale telescopio, ma esistono tante miliardi di stelle che addirittura si conglomerano in delle galassie. Okay. E diciamo all'inizio, proprio in questo ambito di conoscenze, e in questo clima di crescente sviluppo dell'astronomia, poi tra gli anni 30 e gli anni 80, quello che accade è che ci si rese conto che in realtà quello che vedevamo dell'universo, ok, non era tutto. Esisteva una massa nell'universo, esiste una massa nell'universo, ok, che non si vede. E questo lo vediamo da diverse osservazioni, e qui nel grafico sulla destra in basso vedete come ad esempio anche la nostra galassia, la Via Lattea, okay, noi ci dovremmo muovere, in base alle previsioni basate soltanto sulla materia visibile, ci dovremmo muovere intorno al centro della galassia a una velocità di 160 km al secondo, in realtà viaggiamo a oltre 220 km al secondo. Okay? Questo significa che in pratica intorno alla galassia si forma un alone, okay, di una materia che è completamente che è oscura, quindi non ha interazioni con il resto della materia. E una evidenza schiacciante della presenza di una materia oscura che non interagisce avvenne nel 2006 da parte di alcuni scienziati americani e inglesi, che osservando la distribuzione di massa e la distribuzione, diciamo, di massa che è visibile, di quella che vediamo, quindi in questa animazione vedrete la massa reale, la maggior parte della massa, diciamo, di due galassie che si scontrano, okay? E la massa blu è la massa reale delle galassie, la maggior parte della massa, e la massa rossa è quella che osserviamo, che vediamo tramite osservazioni tradizionali. E se vedete, queste due galassie, quando si compenetrano, la loro distribuzione di massa, quella blu, rimane praticamente invariata. Il fatto che ci sia un cambiamento di colore è dovuto soltanto al fatto che c'è sovrapposto il rosso, ma in realtà loro osservarono che non si muoveva, rimaneva ferma. È come se fosse del tutto indifferente a questo scontro, questa parte di materia. E adesso anche altre osservazioni ad oggi ci indicano la presenza di una materia oscura che è il 25% del totale della massa. Poi sapete che conoscete il principio di equivalenza di Einstein, che dice che che l'energia è massa, okay? Esiste anche addirittura il 69-70% di energia che è oscura, okay? E tutta la materia che conosciamo,
avete sentito parlare i miei colleghi fisici e chimici di tutto quello che possiamo fare con la materia ordinaria, ok? Tutte queste cose che noi abbiamo scoperto fanno parte soltanto del 5% della materia dell'universo. Oltre il 95% della materia dell'universo non la conosciamo. Quindi l'altra riflessione è che non solo l'uomo non è più al centro dell'universo, ma è addirittura relegato a un ruolo, a una specie di nulla generato casualmente. Okay? E mi piace citare qui anche Frank Zappa che diceva che alcuni scienziati dicono che l'idrogeno, essendo così abbondante, sia il componente fondamentale dell'universo, ma io dico che c'è più stupidità che idrogeno e che questa è la componente fondamentale dell'universo. Magari potrebbe anche essere che la materia oscura sia la nostra stupidità. Comunque andiamo avanti quindi vogliamo in qualche modo determinare sperimentalmente in un laboratorio che esiste questa materia oscura. Ok, come si fa? Abbiamo appena prima detto che ci muoviamo all'interno della nostra galassia, il Sole si muove intorno alla galassia, esiste questo alone che si muove anch'esso intorno alla galassia e quindi quello che ci aspettiamo è che in base al mutuo moto della Terra rispetto a questo alone di materia oscura, ogni tanto magari una di queste particelle possa interagire, possa sbattere. Abbiamo detto sì che sono particelle completamente indifferenti, sì, però ogni tanto interagiscono, fanno qualcosa, e questo qualcosa, qualche volta che interagiscono, lo vogliamo vedere magari in un nostro esperimento sulla Terra, ok? Ma mi chiedo, cioè ci siamo chiesti quanto è difficile, la risposta sta in questa foto. Cerco brevemente di spiegarvi perché bisogna combattere un nemico, ok? Il nemico è, se vogliamo, è la paglia e noi andiamo cercando il nostro ago, ok? E il nemico che cosa sono? Sono tutte quelle altre particelle che abbiamo scoperto, che ci hanno portato tantissimi premi Nobel, che però ovviamente ci danno fastidio, perché quello che vogliamo andare a cercare è un tipo di segnale che è molto flebile ed è molto raro, ok? E quindi dobbiamo trovare modo di rimuovere tutta la componente di radiazione di cui siamo da cui siamo investiti, ok? E la prima componente di radiazione, facciamo una piccola digressione sempre storica, perché come diceva Newton, noi vediamo il mondo dalle spalle dei giganti, che sono tutti quanti gli scienziati che hanno fatto le scoperte prima di noi, che ci hanno permesso di capire come è fatto il mondo, grazie anche soprattutto alle leggi fisiche, ok? Allora, intorno all'inizio sempre del 1900, nel 1910, ci fu uno scienziato che si chiamava Wolf, che misurò dall'alto della Tour Eiffel una radiazione più alta rispetto a quella che si misurava alla base, e poi arrivò Victor Hess che se ne andò con un pallone a 5.000 metri e osservò che effettivamente questa radiazione era almeno 5 o 6 volte maggiore rispetto a quella che si trovava a livello del mare, e in qualche modo questo era un'indicazione che ci sono che c'è una radiazione che viene dall'alto, quindi dal cosmo, che infatti si chiamano raggi cosmici, che ci investono. Quando ci investono questi raggi cosmici, interagiscono ovviamente con l'atmosfera, che creano questi cosiddetti sciami di cascate di particelle, e quindi in pratica, se mettessimo il nostro esperimento in superficie, vedremmo oltre 200 Hz per metro quadro. Troppi. Noi ci aspettiamo un evento per metro quadro per anno, non per secondo, ok? Quindi dobbiamo andare per forza a schermarci
E per schermarci, ovviamente, che cosa facciamo? Spostiamo il nostro rivelatore in galleria, dove in questo grafico c'è semplicemente scritto che la componente più penetrante di questi raggi cosmici, se più scendiamo in profondità, il depth che sta sulla scissa, più scendiamo di profondità e più questa radiazione viene schermata, ok? E vedete che il gran sasso si trova, al gran sasso schermiamo la radiazione cosmica di un fattore 1 milione, ok? Quindi abbiamo 1 milione in meno, 1 milione di particelle in meno rispetto alla superficie, ok? Un po' di storia sempre anche nei laboratori. Nel 1979 fu proposta al Parlamento italiano il progetto di un grande laboratorio sotterraneo nel tunnel che si stava allora costruendo, il secondo tunnel autostradale. Nel 1982 fu approvato da parte del Parlamento e nel 1987 la costruzione fu completata. Incredibile a dirsi oggi, faccio una piccola digressione politica, sapete che le grandi opere sono appannaggio di tutti i movimenti politici che si sono avvicendati al governo di diversi colori, quindi non sto facendo una... non sto parteggiando da nessuna parte, però quello che voglio dire è che all'epoca in 5 anni si riusciva a realizzare un laboratorio internazionale all'avanguardia, che era talmente all'avanguardia all'epoca che ancora oggi è uno dei laboratori più importanti e migliori al mondo. E poi nel 1989, quindi a pochi anni dall'approvazione, iniziò anche il primo esperimento sotterraneo. I laboratori, come dicevo, sono il più vasto e più avanzato laboratorio sotterraneo al mondo, sta sotto a 1400 metri di roccia ed ha un volume sotterraneo di 180.000 metri cubi. E come dicevo, c'è una riduzione del flusso di radiazione cosmica dell'ordine di 10 alla 6. È un laboratorio internazionale. È conosciuto in tutto il mondo, non solo, soprattutto per la fisica e per le grandi ricerche e scoperte che si sono fatte presso i laboratori. Esistono oltre 900 ricercatori provenienti da tutto il mondo, quindi è anche un posto molto, molto bello da vivere, perché appunto a me capita spesso, per esempio, quando volano le bombe ad Israele, di chiedere direttamente ai miei colleghi israeliani che cosa sta succedendo, piuttosto che andare a ricercare informazioni su internet, sui vari media, perché poi spesso non si riesce a capire quello che avviene in altri paesi, quindi anche c'è anche un fattore culturale, se vogliamo. Adesso quello che ritorniamo alla materia oscura. La materia oscura è una materia, normalmente quello che sappiamo in generale è che la materia, anche quella che conosciamo, è fatta di massa. La massa viene da delle particelle, quindi questa materia oscura sarà fatta da particelle. Queste particelle, proprio perché sono indifferenti, non interagiscono con niente, non emettono radiazione, ok, stanno sia tanto in superficie quanto in galleria, ok? E quello che succede è che queste particelle, essendo molto grandi, molto massicce, perché sappiamo, ci aspettiamo che siano molto grandi, queste interagiscono direttamente con il nucleo, ok, dell'atomo. Però sapete che l'atomo è anche costituito da elettroni, e quindi quello che cerchiamo è pochissimi eventi di rinculi nucleari, così come li chiamiamo, che però si devono distinguere da un'infinità di rinculi elettronici che vengono dalla radioattività naturale. Ad esempio, pensate che anche noi siamo radioattivi, e se mettessi il mio esperimento, se mi mettessi io dentro o vicino al mio esperimento, praticamente non potrei fare ricerca di materia oscura, perché ad esempio noi soltanto in potassio 40, ad esempio,
ok? Produciamo in media circa 4500 decadimenti radioattivi al secondo, che è una cosa assolutamente impossibile, sarebbe impossibile per i nostri esperimenti. Quindi quello che facciamo è andiamo a mettere i nostri esperimenti in galleria, ma dopo che l'abbiamo messo in galleria, siccome esiste ancora radioattività naturale, ci dobbiamo andare a schermare dalla radioattività naturale. Per fare questo dobbiamo andarci a mettere all'interno di schermature che possono essere attive o passive, dobbiamo selezionare i materiali con cui costruiamo e realizziamo i nostri rivelatori, dobbiamo utilizzare anche tecniche di rivelazione che possano permetterci di differenziare appunto tra quelli che abbiamo chiamate rinculi nucleari, che sono i nostri segnali che andiamo cercando, e dai rinculi elettronici, che sono quelli generalmente prodotti dalla radioattività, e quindi dobbiamo anche possibilmente utilizzare grandi rivelatori e che permettano anche la ricostruzione tridimensionale dei nostri eventi. Quindi vi descrivo brevemente come è realizzato l'esperimento su cui lavoro. Si chiama, diciamo, un progetto si chiama Xenon, in realtà l'esperimento si chiama Xenon N-Ton, è costituito da più di 6 tonnellate di xenon in fase liquida, ma in realtà utilizza una tecnologia che si chiama camera a proiezione temporale in doppia fase, significa in liquido e in solido. Diciamo, per la faccio abbastanza breve, e quando una particella entra all'interno del rivelatore, e se è una WIMP o è radioattività, interagisce, produce un primo lampo di luce, e poi successivamente, con un certo ritardo che è dovuto al movimento degli elettroni lungo la coordinata, diciamo, verticale, e poi riveliamo un secondo lampo di luce. Quando noi andiamo a determinare la differenza, diciamo la distanza in tempo tra il primo segnale e il secondo segnale, possiamo determinare la posizione diciamo lungo la verticale dell'evento. In più, siccome il secondo segnale è molto localizzato, okay, perché avviene proprio nell'interfaccia tra avviene nel gas che sta sopra e che è molto avviene in pochi millimetri, okay, possiamo andare a guardare al pattern di questo lampo di luce, e quindi riusciamo a fare una mappa tridimensionale dell'evento, e quindi determinare dove è avvenuta l'interazione, e questo ci permette ovviamente anche di andare a selezionare una parte interna del rivelatore, e quindi andare a sfruttare le proprietà di autoschermaggio del rivelatore stesso, ok? Questo è l'esperimento Xenon che trovate in galleria. Se adesso finisce questa emergenza e qualcuno vuole andare a vedere, questo è come si presenta al momento. L'esperimento Xenon N-Ton è stato realizzato proprio durante il periodo dell'emergenza Covid, è stato anche finalizzato, e adesso sarà pronto per la presa dati a breve. Quindi in qualche modo ho concluso, volevo soltanto, quindi spero di avervi interessato sulla fisica e in generale sull'importanza dei laboratori nazionali del Gran Sasso per la fisica sotterranea e sul lato oscuro, dimmi. Forse bisogna iniziare, per esempio c'è una domanda. Mi scuso per così eventualmente. No, va bene, tanto stavo alle conclusioni, volevo soltanto poi eventualmente sì. Una domanda che fanno appunto è quanto potranno svilupparsi questi studi in futuro, cioè qual è il futuro di questi esperimenti? Questa è una bella domanda, ovviamente c'è futuro per questi esperimenti. Proprio perché, come dicevo, è la frontiera
della nostra conoscenza, nel senso che al momento, anche se pensiamo alla fisica delle particelle, quello che sappiamo è della fisica in generale, cioè del mondo che conosciamo, okay? Noi conosciamo soltanto quel 4%, e di quel 4% siamo in grado più o meno di spiegare tutto, ok? Il restante 95% dobbiamo capire che cos'è, e lì probabilmente, se ci abbiamo messo 2000 anni per capire quel 4%, in realtà vabbè, saranno 400 anni da Galileo adesso, però se ci abbiamo messo 400 anni per capire il 4% dell'universo, probabilmente io mi immagino che ci metteremo almeno 400 anni per capire che cos'è quell'altro 95%. Sono molto ottimista, ovviamente. Va bene, grazie. Non so se ci sono altre domande, Francesco, altrimenti possiamo passare al prossimo seminario. Sì. Va bene. Allora, ringraziamo di nuovo Alfredo Ferel e diamo quindi la parola a Cristian Antonelli, al professor Antonelli, che farà un intervento sulle comunicazioni ottiche. E quindi cedo la linea direttamente a Cristian. Grazie, grazie. Mi sentite prima di chiudere? Sì, io ti sento. Perfetto, allora, lasciatemi anche condividere lo schermo, così sono sicuro che funzioni tutto. Lo schermo è condiviso? Sì. Sì. Perfetto. Allora, grazie Gianni per l'introduzione. Io mi occupo di comunicazioni ottiche. Le comunicazioni ottiche sono quella branca delle telecomunicazioni che avvengono su fibre ottiche, ed in particolar modo mi occupo di modelli che servono a studiare la propagazione della luce, dei segnali luminosi nelle fibre ottiche, quindi quanto mai da un punto di vista fisico. E quello che farò nei prossimi 15 minuti è dare una piccola introduzione a questa area scientifica, un po' come se fosse una breve introduzione al corso di Photonic Networks, il corso in cui tutti questi argomenti vengono affrontati in modo più approfondito, e che può essere fruito nell'ambito del corso di laurea magistrale in fisica e nell'ambito del corso di laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni, un corso tenuto interamente in inglese. Allora, intanto io vorrei porre un attimo l'accento sul fatto... Mamma, dov'è? Ragazzi, spegnete i microfoni. Non ho capito. Sì, esatto. Spegnete i microfoni. Perché siamo in streaming. Siamo in streaming diretta, Allora, io vorrei un attimo porre l'accento sul fatto che questo Open Day avviene utilizzando un'applicazione che a sua volta utilizza una connessione ad internet. E cosa ancora più importante, che probabilmente non tutti sanno, è che la disponibilità dell'internet fa perno sull'esistenza di una rete globale ed estremamente capillare fatta di fibre ottiche, perché le fibre ottiche sono le autostrade dell'informazione moderna. E anche se adesso voi siete collegati da città abruzzesi o da poco fuori l'Abruzzo o da qualche altra città italiana, non è detto che l'informazione che ci stiamo scambiando arrivi in modo diretto, può darsi che passi per un server che si trova in California. E questa applicazione fa riferimento a questa rete di fibre ottiche, come questa applicazione e anche tante altre applicazioni che ormai sono entrate nella nostra quotidianità, le utilizziamo tutti, giovani e meno giovani. E la cosa importante è che se questa rete per qualche motivo collassasse o non fosse più disponibile, tutte queste applicazioni non potrebbero più essere utilizzate. Ora, non ci crederete, ma il primo collegamento transoceanico è stato installato addirittura nel 1858. Si trattava di un cavo telegrafico installato dalla Anglo American Telegraph Company. Questo cavo fu utilizzato immediatamente per trasmettere parole di felicitazioni tra l'allora presidente degli Stati Uniti e la regina d'Inghilterra, che sono i due paesi collegati da questo cavo. Per trasmettere 98 parole ci vollero 16 ore.
e poi il cavo rimase in servizio per poche settimane, meno di un mese per ovvi motivi. Se vedete come appare oggi un cavo per collegamenti transoceanici, insomma, vedete che dà un'idea molto più rassicurante, è un cavo molto robusto, viene installato da navi che sono appositamente preposte a questo scopo, c'è una tecnologia molto avanzata per disporre i cavi sul fondale marino, ci sono dei robot che in un sol colpo scavano una piccola trincea, depositano il cavo e poi lo ricoprono, e laddove il cavo non viene interrato deve essere particolarmente robusto per difendere la fibra che c'è dentro dalle insidie dei fondali sottomarini, primo fra tutti il morso degli squali, e quindi per interrare una fibra o poche fibre che come vedremo a breve sono oggetti molto sottili, finiamo per utilizzare cavi estremamente robusti, estremamente protettivi, estremamente ingombranti. Ma di fatto che cos'è una fibra ottica? Beh, forse non tutti lo sanno, ma una fibra ottica è un filo di vetro e non tutti sanno che quando il vetro viene lavorato molto sottile esibisce poi delle proprietà di elasticità assolutamente inattese. Una fibra ottica ha lo spessore di un capello, circa 125 micron, e la sua proprietà principale è la sua capacità di veicolare segnali luminosi da una sua estremità ad un'altra. E questo è il motivo per cui la fibra ottica rientra nella classe generale di quelle che chiamiamo guide d'onda. Il principio fisico, il fenomeno fisico che sta dietro alla guida dei segnali luminosi è noto come la riflessione totale. Così, solo per avere un'idea molto semplice di che cosa c'è sotto, consideriamo due mezzi caratterizzati da due diversi indici di rifrazione, n con 1 ed n con 2, ed immaginiamo che un raggio di luce incida sull'interfaccia che separa i due mezzi, formando un angolo teta con 1 rispetto alla normale alla superficie di separazione dei due mezzi. Ora, quello che succede è che questo raggio in parte viene riflesso ed in parte si propaga nel secondo mezzo, formando un diverso angolo con quella stessa retta. Ora, se l'indice di rifrazione del primo mezzo è maggiore, più grande dell'indice di rifrazione del secondo mezzo, la legge di Snell, che è quella che lega tra di loro gli ingredienti di questo fenomeno di riflessione e di trasmissione nel secondo mezzo, ci dice che per opportuni valori di questi ingredienti potrebbe non esistere una soluzione all'equazione che ci dice quanto vale teta con 2. In questo caso quello che succede è che non c'è trasmissione nel secondo mezzo e che tutta la luce che incide sull'interfaccia di separazione rimane nel primo mezzo, viene riflessa in modo totale, di qua la definizione di riflessione totale. La fibra sfrutta questo principio. Perché che cos'è una fibra ottica? Una fibra ottica è un filo, un cilindro di vetro in cui c'è una zona centrale ad indice di rifrazione più elevato che si chiama core, in inglese significa nucleo, e poi una zona periferica, il cladding, a più basso indice di rifrazione che si chiama appunto cladding o in italiano mantello. Allora, quello che succede è che i raggi luminosi iniziano in virtù del principio del fenomeno della riflessione totale a rimbalzare all'interfaccia che separa il core dal cladding. Ed in questo modo un segnale luminoso che viene trasmesso da un'estremità della fibra si propaga fino all'altra estremità senza disperdersi nel cladding e peggio ancora senza uscire dalla fibra stessa. Quindi la fibra veicola in modo molto efficiente i segnali luminosi dal suo ingresso alla sua uscita. Se andate ad acquistare delle fibre ottiche le troverete disponibili in bobine, prevalentemente per uso sperimentale, oppure cablate in modo diverso a seconda dell'utilizzo che bisogna farne. Qual è il principio che c'è dietro ad un sistema di comunicazioni ottiche? Beh, intanto si parte dall'operazione di codifica, perché abbiamo una sorgente di informazione che produce informazione in forma di immagini, testo, video, qualunque cosa vi venga in mente. Questa informazione, questo flusso di informazione deve essere trasformato in un flusso di simboli binari, di 0 e di 1, perché questi possono essere, in modo relativamente semplice, trasmessi nella fibra.
un sistema, un collegamento in fibra ottica comprende un trasmettitore, appunto la fibra, ed un ricevitore. L'ingrediente principale del trasmettitore è il laser. Il laser è una sorgente di un fascio di luce ed emette luce in elementi a cui i fisici hanno dato il nome di fotoni. E i fotoni si propagano all'interno della fibra e nello spettro elettromagnetico quelli che si utilizzano nell'ambito delle comunicazioni ottiche occupano una regione nel vicino infrarosso ad una lunghezza d'onda di circa 1550 nanometri. Quindi quello che noi facciamo è trasmettere un impulso laddove vogliamo trasmettere un uno logico, oppure inibire il fascio laser laddove vogliamo trasmettere uno zero logico. Al ricevitore, in modo analogo, ogni volta che si riceve un impulso, si capisce che è stato trasmesso, si decide che è stato trasmesso un uno logico, ogni volta che si constata l'assenza di un impulso, si capisce che è stato trasmesso uno zero logico. Ovviamente i problemi non mancano, ed il primo problema a cui far fronte è la perdita dei fotoni. I fotoni vengono persi durante la propagazione in fibra per vari motivi intrinseci alla fibra stessa e legati al fatto che i fotoni possono interagire con il reticolo cristallino della fibra e convertire la propria energia in vibrazioni del reticolo stesso che prendono il nome di fononi. Un'altra causa di perdita dei fotoni è legata alle impurezze della fibra. Una fra tutte è la presenza di ioni ossidrile che rimangono a valle di un imperfetto processo di disidratazione del vetro liquido e questi ioni possono assorbire i fotoni in arrivo portandosi a livelli energetici più elevati ed in questo modo alcuni fotoni si perdono strada facendo. Cosa succede da un punto di vista delle comunicazioni? Succede che noi trasmettiamo impulsi robusti, si propagano su un chilometro di fibra, al ricevitore arrivano impulsi meno robusti, più deboli, dopo 10 chilometri ancora di più, dopo 1000 chilometri potrebbero essere talmente deboli che noi potremmo non essere più in grado di capire quando è stato trasmesso un uno logico e quando è stato trasmesso uno zero logico. Quanto vale l'attenuazione della fibra? Beh, la buona notizia è che l'attenuazione della fibra è bassa e questo è il motivo per cui si riesce ad andare così lontano. Questa è un'espressione che dà l'attenuazione come funzione della lunghezza della fibra, ma piuttosto che guardare a questa espressione cerchiamo di avere un'idea intuitiva di quanto attenua la fibra. Immaginiamo di essere capaci di costruire una finestra con un vetro che è lo stesso vetro che si utilizza per tirare delle fibre. Allora, quello che succede è che se noi riuscissimo a costruire una finestra spessa un chilometro, questa è la nitidezza con cui vedremmo un oggetto al di là della nostra finestra. Se la finestra fosse spessa 10 chilometri, la nitidezza si ridurrebbe in questo modo. Per non vedere più nulla dovremmo costruire una finestra spessa 100 chilometri. E l'attenuazione della fibra è molto bassa e nel 2009 Charles Kao ricevette il premio Nobel per aver in qualche modo previsto che la fibra avrebbe potuto avere attenuazioni inferiori a 20 dB al chilometro. 20 dB al chilometro è 100 volte gli 0,2 dB al chilometro delle fibre che si producono oggi, quindi insomma fatevi un po' un'idea di quanto bassa è l'attenuazione della fibra. Il problema però c'è, perché noi vogliamo andare lontano, molto lontano. Come si risolve il problema? Il problema si potrebbe risolvere in principio trasmettendo più potenza. Però questo è un approccio problematico, perché se immaginate di voler ricevere un milliwatt di potenza dopo 1000 km di fibra, bisognerebbe trasmettere il doppio della potenza totale che la Terra riceve dal Sole al confine dell'atmosfera terrestre. Ora, questo non è fattibile, ma ammettendo che lo fosse, che cosa succederebbe? Che la fibra si scioglierebbe, evidentemente. La soluzione a questo problema è un dispositivo che si chiama amplificatore ottico. L'amplificatore ottico è un oggetto che ha in ingresso un impulso, presumibilmente debole, e lo ripristina al livello di potenza desiderato. In questo modo, se noi concateniamo tanti amplificatori ottici, intervallati da tratti di fibra
di 40, 50, 100 chilometri, riusciamo a costruire dei collegamenti lunghi fino a parecchie migliaia di chilometri. Ovviamente tutto questo non ci arriva gratis, perché la meccanica quantistica impone che ad ogni atto di amplificazione corrisponda alla generazione di rumore. E quindi sì, tanti amplificatori va bene, ma troppi amplificatori non va più bene, perché altrimenti il segnale che arriva a destinazione è un segnale troppo rumoroso. Quanto riusciamo a trasmettere in una fibra ottica? Qual è la capacità di una fibra ottica? Beh, per capire non tanto quanto sia grande, ma come facciamo a sfruttare l'enorme capacità trasmissiva di una fibra ottica, possiamo fare riferimento a questa figura. Ora immaginate di indirizzare su un prisma ottico dei raggi luminosi colorati variamente inclinati. Allora, quello che il prisma fa è collimarli. Una volta collimati, questi raggi in principio possono essere trasmessi all'interno di una fibra, e poi dall'altra parte un altro prisma potrebbe compiere l'operazione complementare e separare i colori della luce che sono stati trasmessi sul primo prisma. Bene, questi colori hanno frequenze diverse e noi potremmo pensare di trasmettere informazioni diverse su ciascuno di questi colori, ovvero sia utilizzare ogni colore come un canale di trasmissione. Questo è il principio che sta sotto ai sistemi di comunicazioni ottiche moderni, che si chiamano wavelength division multiplexing, perché sfruttano questa moltiplicazione di frequenze, ovvero di lunghezze d'onda. E quindi in un sistema quello che si fa è prendere tanti trasmettitori indipendenti fra di loro, metterli insieme attraverso un dispositivo che si chiama multiplatore, e poi al ricevitore si fa l'operazione inversa: un dispositivo che si chiama demultiplatore li separa e li trasmette ad altrettanti ricevitori che indipendentemente estraggono i messaggi trasmessi dai vari trasmettitori. Questo è lo schema di quello che definirei un collegamento punto-punto, però in generale l'informazione transita attraverso sistemi molto più complessi che si chiamano reti. Le reti comprendono reti più piccole, che definiamo reti locali, al cui interno ci sono fibre ottiche, collegamenti wireless, collegamenti in rame, e queste reti geograficamente distanti fra di loro vengono poste in collegamento da una dorsale in fibra ottica che noi chiamiamo rete di trasporto. E la rete di trasporto è costituita essenzialmente da fibre ottiche. Quanto vale la capacità di una fibra? Torniamo a questa domanda. Beh, la risposta cerco di darla con un esempio. Questo è un collegamento che esiste tra la città di Londra e la città di New York. Il collegamento, questo sistema si chiama Hibernia Express, e consiste di 6 fibre, ciascuna con 87 canali WDM. Ogni canale supporta 100 gigabit al secondo. Un po' di familiarità con questa nomenclatura ce l'avete, visto che ormai gli operatori telefonici portano la fibra a casa e promettono decine, centinaia di megabit al secondo. Qui abbiamo 100 gigabit al secondo, il che significa che potremmo trasferire da Londra a New York in pochi secondi l'intero contenuto della versione inglese di Wikipedia, o se volete potremmo trasferire in pochi decimi di secondo l'intera enciclopedia britannica. Quindi questo è solo uno degli 87 canali delle 6 fibre di questo collegamento. Quindi immaginate quale potenziale ha un collegamento di questo tipo. Però purtroppo la storia non finisce qui, perché negli ultimi 20 anni ciò che noi chiediamo alla rete in termini di connettività, in termini di trasferimento dati, va crescendo inesorabilmente di anno in anno, di giorno in giorno. Ed in particolar modo ogni anno la nostra richiesta di connettività cresce di circa il 60%, il che significa che dopo 5 anni noi chiediamo alla rete di darci 10 volte di più. E questo numero, che ci crediate o no, è davvero critico, perché per una rete rispondere ad una richiesta che cresce di un fattore 10 ogni 5 anni è veramente, veramente difficile. Questo è il motivo per cui nei prossimi anni le comunicazioni ottiche devono necessariamente transitare verso un paradigma nuovo, un paradigma rivoluzionario, che in ultima analisi potrebbe richiedere l'utilizzo di fibre nuove, di fibre diverse, di fibre che hanno una più alta capacità. Al momento ci sono due candidati principali. Un candidato è quello che
si chiama fibra multicore e potete pensare ad una fibra multicore come a tante fibre in una. L'altro candidato è quella che si chiama fibra multimodo, è una fibra che ha un solo core, più grande, e che richiede l'abilità di trasmettere informazioni diverse in diverse zone del core della fibra. Queste fibre sono fibre prototipali, sperimentali, sono state utilizzate per dimostrare record trasmissivi incredibili, ma sempre su un banco di laboratorio. Insomma, noi con un certo orgoglio lo dico, l'anno scorso abbiamo inaugurato la prima installazione mondiale di queste fibre ottiche, le abbiamo installate nel tunnel dei sottoservizi cittadini dell'Aquila. Questa è una fotografia che ritrae l'inaugurazione del laboratorio di ottica e fotonica dell'Università dell'Aquila. E il laboratorio e questa installazione sono iniziative intraprese nell'ambito di un grande progetto Incipict, un progetto finanziato sui fondi della ricostruzione post-sisma. Il laboratorio di ottica e fotonica che dà accesso a queste fibre si trova nel cuore della città, nel cuore dell'università e nel piano interrato del rettorato a Palazzo Camponeschi. E proprio poche settimane fa l'Associazione Internazionale di Ingegneria Elettrica ed Elettronica ha dedicato un lungo articolo sulla newsletter della Società di Fotonica al nostro sistema, alla nostra installazione. Addirittura ci ha dedicato la copertina della newsletter. Lo spirito di questa installazione è che noi vogliamo attrarre istituzioni di ricerca da tutto il mondo perché vengano all'Aquila a fare esperimenti di trasmissione, a testare tecnologie trasmissive innovative. Ed è così che da giugno dell'anno scorso abbiamo ospitato alcune delle più importanti istituzioni, tra cui l'Istituto Nazionale Giapponese per le telecomunicazioni, Nokia Bell Labs, il professor Rizzi ha parlato del transistor. Nokia Bell Labs sono il laboratorio in cui è stato inventato i Bell Labs a suo tempo, erano il laboratorio in cui il transistor è stato inventato. Abbiamo ospitato un'università israeliana, la società giapponese Sumitomo, insomma, e fino a prima della pandemia tutto ciò è andato benissimo. Adesso speriamo di ricominciare quanto prima ad ospitare esperimenti importanti. È evidente che l'esistenza di questo laboratorio rappresenta un'opportunità molto importante anche per gli studenti, sia durante il vostro percorso di studi, sia poi successivamente per intraprendere un'attività di ricerca nell'ambito di un dottorato oppure di studi post-dottorali. Io con questo ho terminato, vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono domande sono felice di rispondere. Vi anticipo che dalla rete non ci sono domande, in effetti siamo andati un po' lunghi, forse conviene iniziare l'ultima presentazione per dare modo poi ai ragazzi di liberarsi. Va bene, l'ultima presentazione di questa giornata è da parte del professor Leonardo Guidoni, dal titolo Molecole al computer, quindi lascio la parola al professor Guidoni. Benissimo. Cristian, allora, forse devi togliere... Ah no, ok, sì, okay, grazie. Ok, mi sentite? Sì. Allora, buonasera a tutti. Grazie per chi è rimasto fino a quest'ora a ascoltare anche l'ultimo intervento. Vi condivido lo schermo. Spero che si veda. Ok, quindi quello che vi parlo è, diciamo, avete sentito gli interventi che vi hanno parlato di chimica e adesso parliamo di chimica al computer. Da Democrito sapete, diciamo tutti sanno che esistono gli atomi, diciamo, Democrito è stato il primo a postulare l'esistenza degli atomi, ci sono voluti parecchi anni finché questo sia stato poi verificato sperimentalmente e in particolare quello che interessa a noi è capire che gli atomi si possono combinare
creando delle molecole di diversa forma. La forma delle molecole, qui ce ne sono alcune rappresentate, che sicuramente ne riconoscerete alcune, la forma delle molecole è molto importante per capire poi le proprietà sia delle molecole isolate, sia come queste molecole si possono combinare fra di loro. Chiedo scusa, Leonardo, potresti mettere in presentazione, si vedono meglio le molecole? Sì, in che senso in presentazione? In modalità presentazione, vabbè. Perché adesso non è in modalità... Esatto, ora, non si vedeva. Ora è in modalità presentazione? O no? Ora no. Ora no. Allora, mi condivido... No, va benissimo così. Prosegui, prosegui. Invece di condividere lo schermo intero, devi condividere la sola presentazione. Sì, io ho condiviso infatti solo la presentazione, ma non sembra funzionare, quindi adesso provo a condividere lo schermo intero. Perfetto, ecco. Allora, per molecole più grandi anche hanno avuto una famosa, diciamo, storia di scoperta della loro forma. Pensate per esempio al DNA, scoperto da Watson Crick e la quasi dimenticata per tanto tempo Rosalind Franklin, che hanno contribuito appunto a capire, come vedete, come è fatta la molecola del DNA. E loro costruivano dei modelli tridimensionali fatti proprio a mano, mettendo insieme dei bastoncini di metallo. La forma stessa del DNA e come si appaiavano fra di loro le basi hanno permesso di capire tantissimo di questa molecola, anche solamente guardando appunto la loro forma. Noi vogliamo andare oltre la forma, quindi oltre, diciamo, la forma tridimensionale, è anche importante per capire quali sono le proprietà, vedere per creare dei modelli che siano in grado di rappresentare come queste molecole interagiscono, per esempio, fra di loro. Quindi un modello è qualche cosa di più, che per esempio un modello classico di una molecola biatomica potrebbe essere, come illustrato qui, due palline legate fra di loro da una forza elastica che è rappresentata da una molla. E quindi attraverso Newton possiamo per esempio risolvere l'equazione del moto e vedere come si muovono delle molecole i cui atomi sono legati attraverso delle molle che possiamo determinare. Anche molecole complesse si possono descrivere e modellizzare in questo modo. È una visione classica del mondo dove vede le forze appunto classiche, quelle diciamo sviluppate fino all'Ottocento, come le attori diciamo delle interazioni. Se andiamo invece al Novecento scopriamo ovviamente che l'atomo non è una pallina, ma è fatto da un nucleo e da degli elettroni che interagiscono fra di loro, e gli elettroni sono descritti da regole un po' strane, che sono regole della meccanica quantistica, quindi non sono più particelle, ma sono descritte da onde, e c'è una diffusa nuvoletta elettronica che mi rappresenta la probabilità di trovare o meno un elettrone. Quindi la modellizzazione può continuare anche a questo livello, chiaramente, ovviamente cambiano le formule, e per esempio qui avete una lunga molecola dove con queste blob blu sono rappresentate la probabilità di trovare un elettrone in diversi punti della molecola stessa. Quindi il fatto di poter creare dei modelli matematici permette poi ovviamente di risolvere questi modelli al calcolatore. Quindi dalla struttura si creano i modelli, e sia i modelli classici che i modelli quantistici si possono risolvere attraverso delle simulazioni atomistiche al calcolatore. Ora, i nostri laboratori non assomigliano tantissimo al nostro volo alla figura che vedete sotto. In realtà è un lavoro un po' diverso, dove il ricercatore per esempio prende da database strutture di molecole, costruisce questi modelli anche attraverso l'utilizzo per esempio di strumenti di realtà virtuale, e questi modelli vengono appunto costruiti e preparati
e vengono poi elaborati da grandi calcolatori, potenti calcolatori europei, di cui è stato accennato prima anche l'esistenza da Gianni Profeta, per i quali, con i quali possiamo riuscire a calcolare in maniera precisa le proprietà e la dinamica di questi sistemi. A che cosa serve simulare molecole al computer? Beh, serve appunto per capire come funzionano determinate molecole, che proprietà hanno dal punto di vista teorico, come interagiscono le une con le altre. Quindi essenzialmente serve per, sia per capire e anche interpretare gli esperimenti. Spesso le informazioni che abbiamo dagli esperimenti non sono abbastanza per poter capire effettivamente quello che succede. E quindi abbiamo bisogno di una, di un supporto computazionale per poter interpretare meglio le osservazioni. Ma fare simulazioni serve anche per predire. Quindi possiamo, una volta che abbiamo capito come funzionano, proprio dal punto di vista computazionale, possiamo poi predire quali possono essere le proprietà e quindi possiamo poi applicare, come viene fatto all'Università dell'Aquila in diversi ambiti, queste tecniche per capire come possiamo cambiare il colore di alcune molecole, oppure come le molecole interagiscono con la luce. Come funziona un catalizzatore che favorisce per esempio alcune reazioni chimiche, sarebbe bello sapere come funziona, non solo per capire e interpretare i dati sperimentali, ma anche per esempio per riuscire a disegnare al computer magari delle molecole che potrebbero essere più efficienti o potrebbero avere delle proprietà desiderate per garantire lo svolgimento di una determinata funzione. Ma questo non ha solamente, diciamo, dei risvolti nell'ambito della chimica, ma anche nella biochimica e nella chimica farmaceutica. Tutta la chimica farmaceutica è basata sul riconoscimento fra farmaco, l'interazione fra farmaco e, per esempio, proteine. E quindi attraverso uno studio computazionale di questa interazione è possibile disegnare nuovi farmaci, capire come funziona un enzima e capire in generale quali sono i meccanismi molecolari di alcune malattie. La stessa cosa avviene per la chimica dei materiali. Quindi quali sono le che cosa determina le proprietà di un materiale e come possiamo agire per migliorare le caratteristiche di un materiale. Ora, i computer che vengono usati non sono solamente quelli che avete visto nel video, ma di solito sono i supercomputer europei, di cui per esempio al Cineca a Bologna è uno dei maggiori. Quindi servono calcoli molto complicati, ma all'Università dell'Aquila non stiamo lavorando solamente ai computer, diciamo, di oggi, lavoriamo anche ai computer di domani. Quali sono i computer di domani? Non so se avete mai sentito parlare di computer quantistici. Beh, i computer quantistici sono una realtà, pochi sanno che sono effettivamente una realtà, di cui si parla molto, in maniera molto contrastata, ma una cosa è certa, che stanno avendo un enorme sviluppo e prima o poi questi computer quantistici entreranno in maniera prepotente anche in ambiti per i quali ora, diciamo, non sono usati. Uno di questi ambiti che è sviluppato anche nel laboratorio all'Università dell'Aquila è proprio quello della ricerca in chimica. Qual è la caratteristica dei computer quantistici? Beh, la caratteristica dei computer quantistici è che, a differenza di i bit normali, sapete, i bit sono 0 e 1, questo è il signor 1 e questo è il signor 0, quando c'è il signor 1 vuol dire 1, quando c'è il signor 0 vuol dire 0. I bit quantistici sono un po' più strani, cioè sono degli oggetti fisici veri che riescono al loro interno a rappresentare contemporaneamente sia lo 0 che l'1. Quindi possono avere sia una componente, se volete, di 0, sia una componente di 1. Quindi qui è questo qubit, questo quantum bit, è metà 0 e metà 1, ma è anche tutte e due contemporaneamente. Bene, questi oggetti così strani in realtà hanno
la caratteristica fondamentale di comportarsi e di obbedire alle stesse leggi della meccanica quantistica alle quali obbediscono le molecole e gli elettroni e gli atomi. Quindi lavorare con i bit quantistici ci permette di poter sviluppare dei calcoli su molecole che sarebbero poi impensabili da fare con computer tradizionali. Queste ricerche sono fatte anche durante il corso di laurea in chimica, dal mio laboratorio per esempio, e sono in collaborazione per esempio con diversi laboratori internazionali, fra cui il laboratorio dell'IBM di Zurigo, che si occupa della costruzione proprio di questi computer quantistici. Questo ho voluto mettere questa slide perché ho pensato che lo studente che si iscriverà a settembre o all'università uscirà dall'università probabilmente, sperabilmente, magari con una laurea magistrale in 5 anni. Bene, fra 5 anni queste realtà, che sono progetti pilota in Italia, questo progetto è uno, forse l'unico del suo genere, saranno poi una realtà e diventeranno un punto fondamentale per lo sviluppo di tutta la tecnologia nel futuro. E l'ultima, come applicazione, volevo parlarvi della biomimetica o delle molecole biomimetiche. Che cos'è la biomimetica? Alcuni di voi conoscono questa pianta, molto carina ma alquanto fastidiosa, la bardana. Se avete fatto delle passeggiate in montagna, vi è capitato probabilmente di avere i calzini pieni di questi oggetti secchi, questi fiori secchi di bardana, che hanno la caratteristica di avere questi piccolissimi uncini. Bene, questi uncini sono stati osservati e studiati nel scorso secolo da un ingegnere svizzero, Georges de Mestral, il quale ne ha tratto un'ispirazione. Ha detto: ma guardiamoli bene come sono fatti, possiamo riuscire a riprodurli? Perché effettivamente hanno la buona caratteristica di riuscire ad attaccarsi e staccarsi tante volte senza mai perdere la presa. E fu così che è stato brevettato il velcro, che tutti conoscete, che quindi cerca di, con materiali completamente diversi, perché stiamo parlando di nylon, quindi materiali sintetici, di imitare la stessa meccanismo che ha un'ispirazione puramente naturale. Bene, nello stesso modo, qui per esempio c'è il velcro che è stato usato anche per i guanti degli astronauti. Nello stesso modo noi vorremmo essere in grado di imitare la fotosintesi naturale. La fotosintesi naturale, perché vogliamo imitarla? Beh, perché l'energia solare è una delle fonti più, sicuramente la più pulita, ma anche più abbondanti che abbiamo. Pensate che in una sola ora di luce solare la Terra riceve l'energia che servirebbe per un anno all'umanità. Quindi riuscire a catturare l'energia solare e in energia chimica, esattamente come fa la fotosintesi, sarebbe un ottimo risultato. Bene, un'altra ricerca che viene condotta riguarda proprio lo studio delle molecole naturali che si occupano di catturare questa luce e di convertire questa luce in materiale biologico, quindi dall'anidride carbonica produrre idrocarburi. Qui vedete una simulazione fatta su un supercomputer del sito catalitico del fotosistema 2, che è la proteina principale ed è l'unica proteina che hanno le piante in grado di fare l'elettrolisi dell'acqua. E vedete quindi i legami chimici che sono indicati come delle sbarrette. Qui abbiamo questi violetti che sono degli ioni di manganese, qui abbiamo l'ione calcio in verde, qui abbiamo dell'ossigeno, qui abbiamo per esempio dei legami che si rompono, adesso questo legame per esempio diventa tratteggiato e questo si forma. Quindi riusciamo effettivamente a seguire passo passo e a capire come funziona
il meccanismo molecolare della fotosintesi. Che cosa c'entra questo appunto con la biomimesi? Beh, c'entra perché ormai da diversi anni sono tanti i gruppi di ricerca che cercano di creare dei dispositivi ispirati alla fotosintesi naturale per produrre essenzialmente energia pulita. Non solo energia pulita in realtà, si può catturare la luce anche per produrre per esempio, per catturare l'anidride carbonica o per produrre della materia organica particolarmente utile per motivi tecnologici. E fra i vari materiali sviluppati anche questi si possono studiare al computer, qui per esempio vediamo quello che è stato chiamato il prototipo di foglia artificiale, quindi un materiale amorfo che ha delle caratteristiche geometriche molto simili a quelle del suo analogo naturale, quindi il fotosistema 2, quindi riconoscete questa forma, queste forme a cubo, e qui avete una molecola di ossigeno O2, quindi due atomi di ossigeno legati da un legame che si forma in seguito dell'assorbimento di un fotone di luce. Bene, io ho finito, sono stato anche forse più breve, spero di avervi comunicato un po' l'idea e la filosofia di che cosa vuol dire molecola al computer, e sicuramente è un aspetto divertente, come anche hanno illustrato diciamo, in alcune slide, e appassionante. E penso che sia uno dei campi nel futuro, anche grazie all'avvento dei computer quantistici, che possa essere stimolante e anche multidisciplinare rispetto a comunque altri campi più tradizionali. Ok, grazie Leonardo. Do la parola a Francesco. Io non ho novità, dalla rete domande non ce ne sono, possiamo nel frattempo, se arriva qualche domanda, nel frattempo diamo tempo ai ragazzi di scriverle. Io colgo l'occasione ovviamente per ringraziare tutti i relatori del Dipartimento di SFC perché avete diciamo, trasmesso a parte un'offerta formativa così completa, senza tralasciare nulla, ma avete fatto anche dei seminari molto molto interessanti, io credo che i ragazzi abbiano apprezzato perché in realtà hanno dato anche, si sono affacciati un po' al futuro, no? Con le telecomunicazioni, con la chimica, hanno dato veramente uno spaccato di quello che può essere il futuro per chiunque volesse intraprendere un corso di studi di quelli che offre il vostro dipartimento, quindi credo che sia stato molto utile affiancare la parte diciamo istituzionale dell'offerta formativa con seminari invece rivolti ad approfondire alcuni aspetti della ricerca scientifica e poi appunto, ripeto, avete permesso loro di sbirciare un po' verso il futuro con le tecniche, con le tecnologie che avete così diciamo ben esposto ai ragazzi. Io non vedo domande e quindi credo che a questo punto, se Maurizio è ancora tra noi, può chiudere la diretta. Se volete dire qualche cosa voi come docenti di riferimento del dipartimento, io poi lascerò la parola a Maurizio che chiuderà la diretta. Vabbè, posso concludere in qualche maniera anche chi sono intervenuti. Innanzitutto ringraziamo tutto l'Ateneo e il supporto tecnico per questa diretta. Ovviamente è una cosa che il messaggio sia passato. Sui siti ufficiali ci sono tutti i contatti e tutti gli indirizzi per avere informazioni più dettagliate sulle modalità di iscrizione e sul percorso formativo. E vi invitiamo a contattarci anche in maniera personale perché, come sottolineavo, il rapporto presso l'Università dell'Aquila tra docenti e studenti è un punto di forza ed è particolarmente vantaggioso. Quindi vi saluto, saluto tutti i colleghi che sono intervenuti, li ringrazio e a presto. Rubo un secondo, dico soltanto che il filmato sarà appena possibile disponibile sul canale YouTube integralmente, cioè editato con dei tagli dovuti appunto agli interventi tecnici, ai problemi tecnici, e quindi sarà disponibile a breve anche su YouTube per chi non ha potuto assistere
alla diretta lo potrà vedere ovviamente poi sul canale YouTube. Quindi, e se i ragazzi volessero informazioni ci contatteranno, oppure se le scuole volessero non abbiamo problemi ad essere ospitati presso le loro piattaforme di didattica online per fare delle sessioni di orientamento con i ragazzi delle classi che i docenti riterranno opportuno far partecipare a queste sessioni di orientamento. Grazie a tutti, in particolar modo grazie al supporto tecnico che ci ha permesso di leggere insomma un bel numero di ore di diretta. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci.